Allora, buonasera a tutti, sono Massimo Cappuccini, sono in compagnia, adesso poi ve li presento, di gran parte della redazione del prossimo... Una piccola parte, ahia. qui di fianco a me c'è Federico Mello, Luca Telese, Francesca Fornario e Luca Sappino. Allora, intanto inizio due comunicazioni di servizio. La prima è che qui ci sono 4-5 posti liberi, chi si vuole sedere può approfittarne. 4. La seconda comunicazione di servizio è che Pizzarotti, che questa sera, il signor Pizzarotti, che doveva essere presente questa sera, al momento vi leggo il suo messaggio. Ciao, mi spiace avvertire ora, ma ho un'urgenza in comune, sicuramente non potrò essere lì per le 21. Vi avverto appena mi libero, mi spiace. Noi lo aspettiamo, siamo ottimisti. Allora, stasera siamo qui per presentare questa nuova avventura editoriale che partirà nelle edicole il 18 settembre prossimo, si chiama Pubblico, e noi ci presentiamo come città sostanzialmente, siamo una, direi, una città caso d'Italia, nel senso che ormai non solo con le ultime elezioni politiche, ma da diversi anni siamo un po' un laboratorio della politica che verrà, quindi mi aspetto che Luca Telese e la sua redazione siano abbastanza interessati a quello che avviene a Parma. Siamo stati un laboratorio politico negli anni scorsi, a partire dal 98, con le giunte civiche legate ai partiti del centrodestra, e dallo scorso 23 maggio siamo con una giunta del Movimento 5 Stelle, la prima giunta a governare su una città di queste dimensioni, 180.000 abitanti che hanno votato praticamente con un plebiscito al secondo turno il nuovo sindaco. Allora, su quello che sta accadendo in città in questi mesi, immagino di non dire nulla di nuovo a voi, però come dire, faccio una panoramica per i giornalisti qui al tavolo con me. La nuova giunta Pizzarotti intanto ha fatto fatica a trovare la quadratura dei suoi assessori, ci ha messo, se non ricordo male, una trentina di giorni, no, forse anche di più, una quarantina di giorni per individuare tutti e 7 gli assessori più il vice sindaco, e adesso noi siamo una città sostanzialmente che sta guardando in modo interrogativo all'operato di questa nuova amministrazione. Sono molti, secondo me, i motivi per cui il giudizio inevitabilmente deve rimanere sospeso, perché per il momento siamo di fronte a pochi atti, poche iniziative, e quelle poche comunque stanno già destando qualche preoccupazione in più di uno, non ultima la determina sulla movida che entra in funzione proprio stasera, quindi domani poi cercheremo di capire che cosa è successo in via D'Azeglio e via limitrofe. Poi ovviamente c'è la questione del debito del Comune di Parma. Sono 850 milioni di euro certificati dal commissario straordinario che sono rimasti, come dire, come un lascito, un simpatico lascito per il nuovo sindaco, e questi saranno uno dei banchi di prova della nuova amministrazione. E in più un tema che per la nostra campagna elettorale è stato centrale, quello dell'inceneritore. Inceneritore che il Movimento 5 Stelle ha a più riprese sostenuto di voler chiudere, e che adesso ovviamente si trova nella condizione di dover capire come chiuderlo. L'ultima notizia recente è quella di una consulenza affidata per 15.000 euro
per cercare di capire quali sono le vie legali e comunque per cercare di capire qual è l'iter amministrativo che ha portato alla realizzazione del forno inceneritore e quindi poi capire anche qual è la via d'uscita dal punto di vista del Movimento 5 Stelle. Ovviamente sono questioni che poi porremo al sindaco se viene. Io comincerei però chiedendo a voi in qualche modo, insomma, da una parte di presentare il vostro giornale, dall'altra di dirvi anche un po', di chiedervi anche quali sono i motivi di interesse del vostro giornale nei confronti di una città come Parma. Non so chi di voi vuole prenderla, però Luca Telese. Oh. Prima di tutto buonasera e grazie di essere venuti. Il ringraziamento che possiamo darvi noi è che tenevamo così tanto a questo incontro che, avendo preventivato un dibattito stamattina a Otranto, abbiamo fatto una specie di record di attraversamento della penisola. Volevamo prendere due aerei, poi per fortuna c'è sempre il tunnel della Gelmini che è velocissimo, uno si infila e arriva a destinazione. Dunque sì, ci interessa molto Parma e ci interessa, diciamo subito, con una predisposizione critica ma non ostile. Cioè, il nostro giornale parte da un'idea che tendenzialmente è assolutamente opposta a quella che Beppe Grillo ha predicato in giro per l'Italia e che apparentemente anche qui ha vinto, nel senso che ancora non è chiaro sempre quale sia il rapporto fra gli eletti di Grillo e il guru carismatico, non è chiaro quale sia il rapporto fra il movimento, che è pieno di persone per bene, che conosciamo. Io personalmente, per esempio, ero orgoglioso fino a un po' di tempo fa di essere stato uno dei pochi cronisti presenti al V-Day a Bologna, quando ci fu quella grande manifestazione di entusiasmo che è stata un po' l'atto fondativo di questo movimento. Però quali sono le ombre? Le ombre sono che, partiti con queste grandi speranze che noi osservavamo con interesse, via via i grillini o i cinquestellini hanno aperto un rosario di contraddizioni che è inquietante, cioè limiti di democrazia interna, gente che viene espulsa con un calcio nel sedere, veti, il rapporto fra Beppe, che per alcuni è il padre carismatico, per altri il guru assoluto, per altri il legittimo dittatore, per altri no, è solo il nostro portavoce. E beh, delle due l'una o delle tre l'una, ma tutte queste cose insieme non possono essere. Siamo stati in Emilia Romagna, abbiamo iniziato questo tour con un'anteprima a Bagnacavallo e lì, vedi come sono strani i ricorsi della storia, in una serata in cui eravamo circondati da parlamentari del PD, da militanti del PD, alcuni dei quali ci dicevano: ma vorrete mica criticare Bersani, eh? E noi diciamo: sì, vogliamo criticare Bersani. Ecco, in questa serata molto bella di passione, in cui noi abbiamo spiegato la cosa che diciamo in tutte le piazze d'Italia, qualunque sia il nostro uditorio: noi vogliamo avere un rapporto libero con la politica, non abbiamo padroni, non abbiamo influenze, non vogliamo candidarci, promuovere, vogliamo raccontare tutte le sinistre e tutti i movimenti progressisti, perché pensiamo che ci sia un senso d'emergenza in questo paese e vogliamo raccontarli senza pregiudizi. Certo, con un punto di vista forte. Lì in Emilia Romagna, in questa notte in cui il militante, diciamo così, al cubo ci diceva: vorrete mica criticare Bersani, a un certo punto esce fuori il cuoco Giacomoni dalla cucina. Dovreste vedere la foto, perché l'abbiamo messa sul nostro sito. Rubicondo, tondo, roseo, un fantastico militante da Fornelli, che diceva: io ho cominciato la mia storia con i ragazzi delle magliette a strisce di Genova. E mentre noi eravamo criticati a quelli che ci dicevano: non vorrete mica criticare Bersani, esce fuori lui e dice: sì, hanno ragione questi ragazzi. Tutti si girano e dicono: ma come avete ragione? Sì, e infatti io per questo non ho preso la tessera. Non hai preso la tessera, ma tu sei il nostro cuoco. E infatti non voglio mica morire democristiano. E allora perché vieni a cucinare con noi prendendoti le ferie 20 giorni in un mese? E lui dice: perché se non vengo a cucinare con voi, che cazzo faccio? Guardate che dentro questo apparente sketch c'è il dramma di tutte le sinistre di oggi, che sono tutte nel posto sbagliato e si trovano tutte a fare quello che in parte vorrebbero e in parte non vorrebbero. Io ho l'impressione
che questo valga anche per il Movimento 5 Stelle o per tante persone che ci sono dentro. Lì in Emilia Romagna la cosa che avevamo capito è che c'era un ricorso pazzesco che molti ragazzi che ora sono nel Movimento Grillo non sanno, con il 1977. Cioè chi ha un po' di memoria o che ha letto qualche libro sa di che conflitto ci fu lì fra i padri e i figli, i padri del PC e i figli del Movimento nel 1977, quando Cossiga si scriveva con la K e la doppia runa. E allora mi è venuto in mente, sarà una suggestione, che in questo contrasto fra i militanti che dicono vado a fare i cappelletti perché è l'ultima forma di legame con la mia idealità che mi è rimasto, e fra questi figli che dicono ma io i cappelletti non li posso fare e sognano le 5 stelle, ci sia lo stesso rapporto di conflitto generazionale che c'era fra i padri comunisti del 77 e i figli movimentisti. C'è questo conflitto dentro. E infatti il più ortodosso di tutti in quella serata a un certo punto si piantò quando la moglie gli disse: sì, hanno ragione questi ragazzi, infatti tuo figlio vota Grillo. Vi devo descrivere la faccia, perché lui fece: non è vero, dice che ha votato Grillo, ma no, non l'ha votato. E allora dentro questo conflitto fra padri e figli, dentro questo conflitto fra radicalità e riformismo, una radicalità estrema e un riformismo sbagliato, cioè la storia noi dobbiamo raccontare. Tra l'altro ve ne dico un'altra, questa sarà un po' sì, però se pensate che i grillini sono nati in Emilia Romagna, cioè sono deflagrati in Emilia Romagna con il primo risultato a Bologna, che poi si è ripetuto in Piemonte, che poi è tornato alle regionali dell'Emilia Romagna, che poi si è riverberato qui nella sua forma più acuta con la prima trionfale vittoria municipale, io vedo un altro tema che vorrei proporvi. Mi sembra il 1920, cioè mi sembra veramente il conflitto fra il massimalismo socialista dei sindacalisti rivoluzionari e dell'ala sinistra estrema del Partito Socialista, di cui faceva parte allora Benito Mussolini, che prendevano a calci nel sedere gli amministratori riformisti socialisti e dicevano: voi fate i compromessi, voi tradite l'ideale della rivoluzione, noi siamo la vera rivoluzione. E guardate, gli amministratori del Partito Socialista negli anni 20 erano tutti in Emilia Romagna, e la maggior parte, i 52 o 51 eletti grillini, sono nati quasi tutti in Emilia Romagna e si stanno estendendo in questa fascia. Quindi movimento di protesta, quindi movimento di rottura generazionale, quindi movimento che cerca ancoraggi mitologici. Io avrei voluto, e spero che arrivi Pizzarotti qui, per dirgli: ma perché non hai preso Tavolazzi? Ma davvero perché c'è Casaleggio che ti dice non lo vogliamo? Ma allora questo è strano, predichiamo la democrazia e poi dopo arriva il guru del sito, che fra l'altro è uno che viene da una società, non sta neanche al movimento, e dice: quello non lo devi prendere come consulente. Tra l'altro noi abbiamo un piccolo, come dire, una piccola adorazione per Tavolazzi, perché forse se fosse arrivato per tempo, forse questa giunta avrebbe avuto qualche difficoltà di meno. Però anche qui non voglio ironizzare sulle difficoltà della società civile, che entra con il mito del noi siamo eletti, noi siamo puri, e poi si trova di fronte all'impreparazione di non avere il know-how. Dico solo che lì c'è stato, si paga il prezzo di una teorizzazione integralista, ed è l'integralismo che è sempre sbagliato. Cioè le cinque regole che hanno creato il mito del 5 Stelle, del militante puro: noi non ci contamineremo con nessuno che abbia mai fatto politica prima, noi non accettiamo nessuno che abbia fatto più di due mandati, noi... E tutti questi postulati alla fine, perché? Se uno è bravo, perché? Se uno era, che ne so, dico, in un altro partito, nei Verdi, ma non ha fatto niente di male, perché deve essere discriminato? E se ora questa generazione, i 50 ragazzi che hanno amministrato in Emilia Romagna, diventano bravi, perché non devono poi fare un altro mandato dove espletano e mettono a pieno il loro know-how? Non c'è forse in questo racconto della politica che abbiamo fatto anche un grosso enigma e un grosso paradosso, cioè che la politica non si può improvvisare dal nulla e che l'integralismo comunque ti acceca? Ecco, queste sono alcune delle domande che vi facciamo e che ci facciamo. Quindi noi racconteremo Parma col microscopio elettronico. Vogliamo raccontare tutto, vogliamo chiederci come mai il grande comico iconoclasta e libertario poi si trova a produrre la 102esima ordinanza anti-alcolici. Io sono astemio, ma qua dovrò convertirmi, perché non si può camminare con gli zoccoli, non si può bere una birra alle 8 di sera, se no succede l'ira di Dio. Si può bere nel... come si chiama?
dentro il plateatico. Plateatico? Io non conoscevo il plateatico. Ora immaginate tutti questi ragazzi che da stasera, dove sta il plateatico? Qui posso mettermi? No, qui a Parma non c'è dove sta, però. Dopodiché invece vi dico veramente, perché ci siamo messi in un rischio pazzesco, avete davanti quattro pazzi. Io personalmente nell'anno della crisi, mia madre me lo rimprovera, ho buttato nel cestino, come Francesca, come Luca, come Federico, abbiamo buttato nel cesso, dico più enfaticamente, le nostre buste paga, i nostri redditi garantiti, abbiamo lasciato i nostri giornali, Francesca e altri che vengono all'Unità, qualcuno viene dalla cultura del Manifesto, qualcuno viene dal Riformista, io e lui veniamo dal Fatto, abbiamo preso tutte le culture dei giornali che avevano un'anima progressista per metterle insieme e riunire la diaspora. Non ne possiamo più di ognuno che ha il suo orticello, ognuno ha il suo giornale, ognuno ha la sua voce, solo piccolo, ristretto, senza confrontarsi, ognuno con la piccola cultura talebana, la piccola sottocultura integralista in cui nulla deve essere messo in discussione, noi siamo i buoni, voi siete i cattivi e il mondo fuori è tutto così. Non esistono mezze misure e non esistono zone grigie. La zona grigia è una grande invenzione intellettuale che fa Primo Levi nei Sommersi e Salvati, in cui spiega che ciò che ha reso possibile l'olocausto non sono stati i capò, sono stati quelli che collaboravano nella zona grigia, a metà perseguitati e a metà condiscendenti. Allora noi qui, visto che questo è uno spazio di cultura e qui si parla di cultura, pensiamo che non ci fidiamo più di quelli che, come si dice da noi, vengono dalla montagna del sapone con la scienza infusa. Ci piacciono quelli che annodano i fili della storia e che mettono insieme tutti i fili della complessità. E qual era il senso d'urgenza per cui abbiamo stracciato le nostre buste paga? Perché non ne possiamo più, anche noi che veniamo dal Fatto e che eravamo orgogliosi di averlo fondato, io e Mello siamo fondatori, siamo andati in 12 a mani nude, abbiamo anche lì messo in discussione tutto, perché lì c'era un'emergenza, bisognava rompere il monolitismo e il monopolio della narrazione berlusconiana. Bisognava rompere quel monopolio per cui Berlusconi era già finito, era già un morto che camminava, ma non si poteva dire e non si diceva. Lo abbiamo fatto, pensiamo anche nell'interesse degli elettori del centrodestra, ma poi quando quella missione è finita abbiamo sentito l'urgenza di un'altra missione. Abbiamo sperato che il Fatto, finita l'anomalia italiana, anziché compiacersi nel fatto che c'è ancora qualche strascico di questa anomalia, capisse che si sta giocando una partita nel mondo, ed è una partita che mette in discussione il nostro sistema e i valori, mette in discussione la possibilità di fare cultura, perché qualcuno ci dice non ci sono più i soldi per la cultura, non si mangia più con la cultura e basta, e via, tagliare. Qui la cosa che più mi colpisce è che si chiudono 800 posti di asilo. Come può nella città utopica del nuovo Campanella incominciare una storia di governo con gli asili che chiudono? E guardate che chiudono anche a Torino, dove è arrivato Fassino. Un giorno arrivano e dico: guarda, hai 3,3 miliardi di deficit. E questo l'Unità non lo può raccontare, perché chi era il sindaco prima di Fassino? Era un cattivo sindaco di destra? No, un sindaco simpatico, anche lui diminutivo, Fassino, Chiamparino, su tutti che tendono al più piccolo, ma era un sindaco di sinistra. Allora l'Unità non racconta questo buco nero. Quel problema già non si può raccontare bene, perché è una grana di un sindaco di sinistra risolta male da un sindaco di sinistra o di centrosinistra, a cui arriva un contabile e gli dice: scusa Piero, non abbiamo i soldi per pagare gli stipendi. E allora Fassino dice: cosa possiamo fare? Puoi violare il patto di stabilità. E che succede se violo il patto di stabilità? Tu ne hai due che stanno arrivando, porca miseria. Significa che non puoi più assumere contratti a termine, il comune non può fare contratti precari. Guardate questa parola violenta, precario. Ogni volta che c'è precario c'è una persecuzione dietro. Uno che è perseguitato perché è precario e che viene subito messo con un calcio nel sedere perché è precario. Non puoi più fare contratti precari, vabbè, pazienza. Quest'anno, dice Fassino, perché hanno vissuto nelle blindate, perché neanche loro hanno l'esperienza dell'amministrazione che un buon sindaco ha, e vabbè, quest'anno non assumeremo precari, che ci costa? Appena preso questa scelta, passano due settimane, l'assessore all'istruzione del comune di Torino gli dice: sai, nel nostro sistema scolastico c'erano 280 persone nominalmente precarie, 280 maestre, che in realtà lavoravano da 10 anni, e a loro non possiamo rifare il contratto. Ok, come mi dispiace. E questo cosa comporta per noi? Comporta
che 10 asili su 50 devono chiudere. È la legge della ferocia che sta arrivando, è il vento dei tagli, del massacro che sta arrivando, non ce n'è per nessuno. La Grecia, quando cominciai la prima puntata di In Onda un anno fa, il titolo era La Grecia siamo noi, punto interrogativo, mi arrivarono 100 mail di protesta, non di greci ma di italiani, dicevano ma come ci paragonate alla Grecia? Quando ho chiuso l'ultima puntata di In Onda quest'anno prima della pausa estiva, il titolo era La Grecia siamo noi, punto, niente interrogativo, e non ha protestato nessuno. Sono soltanto avanti nel programma. Poi dopo di loro ci sono gli spagnoli, a cui già è arrivata la comunicazione che non saranno pagate le tredicesime, e ci sono andati i minatori con il piccone a dire che non era per un galateo o uno sgarbo che loro si arrabbiavano. Noi la tredicesima l'abbiamo già impegnata con le banche, adesso ce la pagate. E temo che fra poco, se continuiamo così, visto che già ci hanno fatto il regalino in questa spending review, quando c'è un'inculata, scusate il termine oxfordiano, si usa una parola inglese. Spending review è bello, invece vuol dire 20 miliardi di tagli. Vuol dire che poi questi tagli sono proporzionali e proiettati nel tempo. Noi delle manovre di Berlusconi, 3 più 2 più la spending review, quindi 5 manovre in 18 mesi, quindi 120 miliardi che abbiamo pagato quest'anno togliendoli dal sangue degli italiani, gli effetti, il bello, deve ancora arrivare. Sono già tutti programmati, nel 2013 e nel 2014 inizieranno, come diceva Ken Loach, a piovere pietre. Allora il senso di urgenza che abbiamo addosso noi è: c'è qualcosa che non va nel racconto dei giornali, perché un pezzetto te lo può raccontare in manifesto, ma poi dopo, se i compagni si arrabbiano e fanno 10 milioni di danni a Roma il 15 ottobre, in quella battaglia violenta in cui ci siamo trovati con le pietre che proprio avevano, e vi dico, io faccio il giornalista da 20 anni, ma pietre, sanpietrini, cubetti di porfido, lacrimogeni, per la prima volta ho avuto molta paura. Se un gruppo di angelici black bloc mette a ferro e fuoco Roma, vi lo dico, io sono pronto a perdere dei lettori, non voglio le folle oceaniche e adoranti, noi vogliamo i lettori che siano disposti a dire che la sinistra deve cambiare superando alcuni suoi spettri. Se 10 milioni di danni vengono fatti a Roma e il sindaco più impopolare degli ultimi 30 anni ne approfitta per vietare i cortei nella città, io voglio poter dire, al contrario di Valentino Parlato, che è una persona stimabile ma che può sbagliare sul manifesto, non sono compagni che sbagliano, sono dei deficienti, perché con il loro moto di ribellione, senza regole, senza vincoli, addirittura estetizzante, un po' d'annunziano, ecco, con il loro moto di ribellione da 10 milioni di euro di danni, vetrine fracassate e una macchina bruciata, fra l'altro di una ragazza madre che portava il bambino disabile, una signora di 90 anni che si è salvata a via Labicana passando attraverso la finestra, ecco, con questo giochino, una mano saltata colpita da un petardo, e non era un poliziotto, che già sarebbe stato gravissimo, ma era un manifestante non violento, con questa loro bella bravata hanno tolto diritti a noi, hanno tolto diritto agli operai, hanno tolto diritto alle maestre, hanno tolto il diritto di protestare senza nessuno ti dica ecco tu sei uno dei teppisti. Abbiamo l'angoscia per quello che sta accadendo, e a Carbonia abbiamo sostenuto alle 3 di notte una conversazione surreale con una ragazza del movimento Notav, armata sicuramente di buone ragioni, che però ci diceva la seguente cosa: uno, i black bloc non esistono, no scusa, li ho trovati, mi hanno tirato sassi con la fionda, hanno picchiato dei manifestanti davanti ai miei occhi, va bene, allora se ammettiamo che esistono e non te lo concedo, allora vuol dire che sono infiltrati dalla polizia. Ma come? 350 infiltrati che si mettono dentro il centro sociale Cascatasuna, passeggiano e poi devastano Roma, sono bravi. E se anche non è vero che esistono, non è vero che esistono, e se esistono sono infiltrati, ma se anche esistessero e non fossero né infiltrati né provocatori, allora dovrei dirti una cosa: in fondo con la loro rabbia hanno rotto un muro di omertà. Questo è un meccanismo della sinistra che deve cambiare. E noi quindi, semplificando, banalizzando, diciamo che siamo contro la sinistra che non capisce il denaro, perché pensa, magari perché è molto ricca, col pantalone stracciato, però ricca, che non sa niente, non conta, l'economia, i soldi, non ce ne frega nulla. Francesca vi dirà una cosa, lei vuole che noi facciamo un sole 24 ore di sinistra, e ha ragione,
e siamo contro la sinistra che si è fatta comprare in questi anni dal denaro. Vi devo dire di Carbonia, stiamo facendo questo giro d'Italia, pensate che bello, un giornale tutto sommato povero, tutto sommato un po' scalcagnato ed eroico, giriamo con la nostra multipla a metano, ci ho messo le pecette, è successa una cosa molto divertente, la mia macchina, un ex taxi, pensate, e stavo attraversando la Toscana per andare a uno di questi appuntamenti e sono passato davanti a una stazione di servizio, ma neanche lo sapevo, poi sono andato a questo appuntamento che era a Gavorrano, poi dovevo andare in Versiliana, sono cose complicate, tornando mi sono fermato a quella stazione di servizio e quello della pompa mi fa: oh, ma che è sto pubblico? Ieri ho visto macchine che sfrecciavano giù, adesso tu ragazzi non vi dovete fare sponsorizzare? E ho detto: no, ma veramente sono io. Sei tu, non ci credo. E siamo stati a Carbonia, in questa città pazzesca, lunare, città di insediamento fascista dove la sinistra vince dal 1946, dove oggi ci dicono i partiti qui sono in crisi, e sono in crisi, il PD c'è il 40%, il Sinistra il 6% e il PDC c'è il 4%, ma anche lì c'è il malessere, sono Ghost Town, Porto Torres, Carbonia, Porto Vesme, dove il lavoro è scomparso, Taranto, dove sta esplodendo una bomba economica pazzesca, nelle prossime 24 ore sapremo se 17.000 famiglie dall'oggi al domani vengono mandate a casa. Noi non ne potevamo più di fare un giornale in cui prima c'è il papello, poi c'è Spatuzza, poi ci sono le dichiarazioni di Ciancimino e poi dopo alla fine forse si parla di un po' di problemi sociali. Per noi quella è l'emergenza. Siamo stati a Carbonia e prima ci hanno portato dentro il museo della miniera, 500 km di gallerie e questo senso ancestrale, magico, pazzesco della galleria scavata nella roccia. Ma il momento scioccante è quando ci hanno portato davanti alla galleria delle fronti basse. E sapete perché la chiamavano la galleria delle fronti basse? Perché erano i filoni pregiati della miniera. Una miniera di carbone è come un wafer, due strati di roccia in mezzo antracite. E le perle della miniera, i filoni più pregiati sono quelli più stretti, dove il carbone si è compresso ed è meno umido. Lì c'era un solo modo per scavare nel 1950 e dintorni: galleria da un metro, puntellamento di legno e si andava giù carponi con una mezza piccozza col manico tagliato, le fronti basse. Ci hanno raccontato che succede quando tornano questi operai di 80 anni che sono stati lì nella miniera con l'80% di umidità e 40% 40 gradi di calore. Non sono riusciti ancora a uscire da quel tunnel. Sono fuori magari, hanno vissuto altre vite, sono diventati padri, nonni, ma quando tornano lì gli si spezza il cuore nel petto e c'è il pianto. E mi ha raccontato, ci ha raccontato il direttore della miniera, che uno di questi vecchi gli veniva di fare il movimento automatico e diceva: Deo faceva così, io facevo così. Ci vuole veramente tanto per pensare che generazioni di italiani si sono infilati là dentro, si sono infilati in quei buchi perché quello era il lavoro e l'unica cosa che ti riscattava era la dignità del lavoro. E la cosa che è scomparsa da tutti i giornali, quelli giustizialisti, di sinistra, estrema, governativa e tutto, è che è scomparso il lavoro. Hanno rimosso con un bisturi elettronico dalla nostra storia, dalla nostra coscienza e dal senso dei diritti che abbiamo in questo paese la dignità del lavoro. Quando togli a uno la dignità del lavoro e diventi un precario che può essere spostato da una parte all'altra come un pezzo di legno, ecco che tu puoi avere in mano un paese. Sapete, il racconto che c'è stato, e Francesca ve lo renderà divertente perché il suo professore è la satira, e Mello ve lo renderà affascinante per cui lui racconta l'innovazione dei giovani, e Luca lo documenterà con alcune storie che abbiamo già raccontato in giro per l'Italia. Ma la ruota del ricatto in questo paese è stato rompere il legame generazionale. Avevano rotto la solidarietà orizzontale delle generazioni di una generazione e poi hanno rotto il legame. E quindi hanno detto: siccome c'è una grave ingiustizia, siccome ci sono questi ragazzi che non hanno ferie, non hanno riposo, non hanno maternità, siccome tutto questo per noi è inaccettabile perché è una differenza, una sperequazione fra chi ha i diritti, l'assistenza, la pensione, è giunto il momento di fare giustizia. E sapete che cos'è per loro fare giustizia? Visto che questi ragazzi non hanno diritti, togliamoli anche a quelli che li hanno. E quindi la meravigliosa riforma della ministra lacrimale Elsa ha pianto, poverina. E sui giornali i commenti si dividevano fra quelli che dicevano: Madonna,
che donna straordinaria che ha pianto, e quelli che dicevano va rispettato il suo pianto. Ma e quelli che ha fatto piangere lei? Non si è ricordato nessuno. Faccio la prima intervista non a Che Guevara, ma all'ex ministro Damiano. I primi giorni di dicembre Zandra Santico mi dice c'è un problema enorme, gli esodati, e io non sapevo, non conoscevo questa parola. Dietro ogni nuova parola dell'alfabeto della politica italiana c'è una inculata. Esodati, e che sono, Cesare? Si sta creando un paradosso, un oiato, sapete, come nei film di fantascienza degli anni 70. Ci saranno le persone che, se entra in vigore questa nuova riforma, resteranno senza stipendio e senza pensione. E quanti sono, Cesare, questi? Secondo gli uffici che parlano con me, ma parlano anche con lei, sono 300.000. Io rimango annichilito e lui mi dice, ma adesso ci vado a parlare. Quando lo rincontro mi dice, ci ho parlato, e lei un po' infastidita ha detto, non si può fare niente, mi rovinano la riforma, mi rovinano la riforma. E quindi queste persone che prima erano negate, cioè non erano considerate, non è vero, non esistono gli esodati, anzi, ma sì, saranno 10.000, 15.000, si mette tutto a posto, anzi prevediamo un fondo così 30.000 li sistemiamo, alla fine si è scoperto che non erano solo i dati cospirativi passati all'ex ministro Damiano, e non erano solo le ricerche di quei soliti terroristi della CGIL a dire che erano 300.000, erano gli uffici dell'INPS che in audizione alla Camera, dopo aver fatto molta melina, dicevano sono... quanti sono? 300.000. Quanti sono? 385.000. E questo, ancora una volta, non l'ha detto un estremista bolscevico, ma pensate un po', il presidente dell'INPS. Stanno arrivando tempi feroci. Quando è arrivata questa verità così violenta abbiamo fatto quello che potevamo con l'informazione. Mi ricordo che in onda ho invitato una platea di esodati con il educatissimi per bene, quelli della BNL, quelli della Parmala, tutti, tutte le categorie, ovunque le aziende avevano risparmiato gettando tutto nel calderone della spesa sociale. E di fronte al sottosegretario Polillo, educatamente dicevano, scusi, io ho un mutuo, quando è che risolvete il mio problema? Buona, calma signora, questo è Polillo, è proprio così, l'erbavoglio non cresce neanche nel giardino del re, ha capito? E poi la Fornero, in quella bella intervista a Milena Gabanelli, non so se l'avete vista, gli esodati, sì, ma non siamo mica venuti a distribuire caramelle. Scusa, io quando parlo con mio figlio, che ha 6 anni, io lo rispetto. Tu quando parli dei cittadini che indegnamente rappresenti col tuo governo, tu non li puoi trattare come dei bambini. Tu non sei venuto a distribuire caramelle, tu sei venuto a servire lo Stato, e se hai ingannato te ne vai. Io pensavo che sui giornali sarebbe nata una campagna per dire che in nessun paese del mondo una che sbaglia una previsione di 300.000. Cioè se un contabile, se un amministratore di condominio dice 100 e poi è 380, lo cacciano senza neanche parlare. E invece mi mette quell'immagine di Monti, parlerò male di Monti, se ci sono persone sensibili possono allontanarsi dalla sala, di Monti che agli Stati Generali di Repubblica, interrogato da Ezio Mauro con una domanda terrificante e stringente, e gli esodati? No, la domanda era questa, e gli esodati a piacere, no? Come quando alla maturità dice mi parli della tesina, così ti posso interrogare bene. E di fronte a questa domanda Monti, che sapete ha questa postura un po' diagonale, parla un po', non condivido questa visual finger definizione, è una definizione giornalistica, sta producendo disagio, sta producendo paura, vorrei che usaste questa parola. Bellissima, e sentite la definizione, Monti lo dice davanti a Ezio Mauro, Scalfari e Claudio Tito. Dice, dovreste definirli salvaguardati o diversamente salvaguardati. Ma come? Ma io pensavo che dicessero, svegliati, che stai dicendo, sei impazzito? E invece hanno detto, sì è vero, diversamente salvaguardati. Quindi il prossimo funerale, voi dovete dire, non vado a un funerale, sto andando a una misura di salvaguardia estrema. Sì, siamo un po' arrabbiati. Perché in questo terremoto non è vero che non c'è più la sinistra, non è vero che non ci sono più i valori della sinistra,
non c'è la classe dirigente della sinistra, così come non c'è la classe dirigente della destra, così come non c'è, scusate se lo dico, neanche la classe dirigente dei 5 Stellini, che sono nuovi ma cadono in vecchi difetti. E guardate che esattamente come negli anni 20, lì c'era il giornale massimalista, che era il giornale di Mussolini, era l'Avanti di Mussolini, e c'era il conflitto con gli amministratori che erano socialdemocratici. Qui c'è l'organo di partito massimalista, che è il sito beppegrillo.it, che manda le fatwa e manda le mail per mandare via l'amministratore che non accetta il diktat, e c'è l'amministratore riformista che deve abbassare la testa. Qui ci sono i principi di fede, l'inceneritore va chiuso, e se devi pagare quanto? 15 milioni? 300? 180 milioni di esercimento? E vabbè, pazienza, poi vedremo, tanto poi facciamo quattro battute e si risolve il problema. E no, così come a Taranto, grazie che io ho visto le madri dei bimbi ammalati di tumore, grazie che voglio salvarle, ma se poi non li facciamo morire di tumore ma li facciamo morire di fame, mi spiegate che cosa abbiamo guadagnato? Ecco, noi abbiamo visto e ci è venuta voglia di mettere al centro del nostro racconto l'Italia del coraggio, non ai margini, non al lato, non quando serve, non l'operaio quando cade dal cantiere e muore, ogni giorno l'Italia del coraggio. Il coraggio sono gli imprenditori che si sono suicidati nel Veneto perché non gli danno 80.000 euro di finanziamento in banca. Il coraggio sono i precari che vanno nella vita e devono emigrare. Abbiamo la legione straniera dei ragazzi che sono andati in giro per il mondo perché qui non li pagavano. E uno dei pezzi che abbiamo fatto sul nostro sito è quello di un ragazzo che ho incontrato in treno, un ricercatore, che dice: per 10 anni ho lavorato in Italia, sulla carta 1.500 euro al mese, ma in realtà me ne hanno pagato solo la metà. E allora, disperato, ho mandato i curriculum, sono andato a Losanna, sono andato a fare questo colloquio e l'esaminatore mi ha detto: guardi, io so che voi italiani amate trattare. Beh, qui non c'è niente da trattare, o lei accetta 6.000 euro oppure se ne va. Lui è rimasto un attimo così e ha detto: ma in quanti anni? No, 6.000 al mese, che fa, mi prende in giro? No, no, vabbè, allora accetto senza trattare, accetto. Però lui poi mi ha raccontato come funziona lì: firmi una carta, guardi, lei deve cedere il diritto d'autore, cioè se tu fai un brevetto lì lo cedi in questo senso, il 33% se fai una scoperta te lo pigli te, il 33% se lo piglia il dipartimento, così tu puoi fare ricerca, e il 33% va all'università. Che cosa succede? Che ogni volta che scopriamo un brevetto si festeggia come se fosse nato un bambino e diventiamo tutti più ricchi e il paese diventa più ricco, il paese che noi serviamo senza esserci nati. Ma siccome io amo l'Italia, io ho ottenuto un dottorato alla Sapienza e mi sembra di passare sempre dal futuro al medioevo. Arrivo lì, una volta mi si rompe il microscopio elettronico, mi dicono: pazienza, devi finire la ricerca. No, non ci volevo stare, ho preso l'attac, le puntine e lo scotch, ho riparato quel pezzetto di braccetto che si era spezzato e ho finito il brevetto. E poi, siccome l'occasione fa l'uomo ladro, ho detto: ma questo brevetto in Italia non mi rende nulla. Se io buttassi tutti i dati alla ricerca e lo riproducessi a Losanna, 33 33 33, però ho detto: no, questo è il paese che amo e sono una persona onesta, sono un giovane di questo paese che pensa che così si costruisce la speranza. E sapete cosa ha fatto? Lo ha registrato in Italia. E sapete che cos'è successo? 2 giorni dopo, un decreto dei Technicorum ha chiuso l'ufficio brevetti del CNR, così ora per un anno quel brevetto vagherà nel nulla e poi arriverà qualche americano che con 2 anni di ritardo magari lo scoprirà. Allora noi qui dobbiamo fare 2 battaglie insieme, perché dobbiamo difendere il grado base dei diritti che viene attaccato dall'assalto a qualunque forma di contratto, a qualunque forma di difesa delle garanzie minime, e anche il grado alto che è la cultura. Ma vi rendete conto che quando entrano in gioco i diritti degli omosessuali ci dicono: ma c'è la crisi, mo volete i diritti degli omosessuali? Qua rischiamo la crisi, non ci sono soldi e questi vogliono i diritti. Ma quei diritti non costano nulla, o meglio, costano alla classe dirigente più bollita del secolo, che è quella del PD. E noi non andiamo da quelli del PD dicendo, come dice Marco Travaglio, come dice Beppe Grillo: sono morti, siete tutti morti. Andiamo da quei militanti dicendo: aiutateci a svegliarli dal letargo. Siccome dobbiamo evangelizzare, se noi avessimo già avuto il giornale avremmo fatto una cosa sovversiva. Avete letto almeno 3-4 pagine su tutti i giornali sul documento Bindi e sulle polemiche dentro il PD sul documento Bindi, ma nessuno ha letto il documento Bindi, per fortuna, perché sennò aumentavano i ricoveri nei pronto soccorsi. E io ne do lettura, però nella lingua un po' da zecca garbugli in cui è stato pensato.
Il PD, auspicando un più approfondito bilanciamento fra i principi degli articoli 2, 3 e 39 della Costituzione, quando in specie, è proprio scritto così, alle libere scelte compiute da ciascuna persona in relazione alla vita di coppia, alla partecipazione alla stessa, bello questo italiano, opera dunque per l'adeguamento della disciplina giuridica all'effettiva sostanza dell'evoluzione sociale, anche introducendo, entro i vincoli della Costituzione e per il libero sviluppo della personalità di quell'articolo 2, speciale forma di garanzia per i diritti e doveri che sorgono dai legami differenti da quelli matrimoniali, che ci vuole però acuto, no? Siamo cresciuti con latinorum, ivi comprese quelle unioni omosessuali. Allora dovete sapere che noi li conosciamo da tanti anni, è un contratto, un deputato del PD, anche per bene, di quelli della provenienza PP, Franco Monaco, e gli ho detto: Franco, scusa la brutalità, ma che cazzo vuol dire? E allora lui mi ha detto: no, non mi piace che manchi di rispetto a un lavoro che ci abbiamo messo un anno e mezzo. Ah, bravi, ci avete messo un anno e mezzo, una commissione di 10 persone, arrivi tu e fai le battute, è una cosa seria, non ne possiamo più di questo giornalismo. Ma che vuol dire? Allora, se tu lo leggi con molta attenzione, qui dentro ci può quasi stare un dico. Poi chiamo la Bindi, che conosco da tanti anni e che posso permettere di dire: Rosy, ma che avete scritto? Lei era nel momento difensivo e si doveva difendere. Ha detto: no, no, guarda, se tu lo leggi con attenzione, attenti, ci può pure stare un pax. Però non mi devono fare incazzare questi omosessuali, se lo devono prendere così non devo rompere le scatole. Ma allora voi dite, noi che siamo cittadini italiani del XXI secolo e non stiamo dentro il comitato bioetico del PD un anno e mezzo con questa nuvola di vapore per l'attività cerebrale che scoppiano, capite, i giunti, le tubature, apro la porta, boom! Noi che cosa capiamo? Qual è la differenza fra pax e dico? Questa l'ha spiegata meravigliosamente Francesca, ha trovato questa formula per poterlo spiegare. Allora gli dico, che cosa offende il cattolico del PD che dice: io sono progressista però voglio rappresentare le stanze più retrive della società, non c'è il tempo per il cambiamento, ci piacerebbe avere il coraggio del cambiamento, ma io devo prendere il più retrogrado e mi devo modellare su di lui, perché questi sono i tempi, non si può vincere, dobbiamo fare l'alleanza con Casini, non dobbiamo turbarlo. Cosa turba il cattolico? L'idea che questi poveri omosessuali, a cui noi qualche diritto li vogliamo dare, ma pochi, cioè Brambilla fa la battaglia per i diritti dei cani, noi a sinistra facciamo la battaglia per gli omosessuali. Però la Brambilla li abbraccia anche, no, io no. Allora, questi poveri omosessuali, noi qualche diritto, tipo poter andare a trovare il coniuge quando è morente, ma sì, ma però con discrezione, non devono ostentare, cioè non devono poter andare davanti a un pubblico ufficiale e dire: io Luca Telese e lui Luca Sappino ci vogliamo unire in matrimonio. No, perché tu offendi il cattolico, quello più retrivo. Perché lo offendi? Perché intanto c'è un pubblico ufficiale coinvolto, poi magari arriva Francesca e tira dei chicchi di riso, poi arriva Federico e suona la trombetta, e qui è la mimesi del matrimonio. Il matrimonio è il sacro vincolo della famiglia, quindi voi state offendendo tutte le famiglie italiane. Tu pensate, uno tira due chicchi di riso 60 milioni di italiani? No, dai! E allora abbiamo trovato la formula, chiamasi dico, mediazione Bindi Bolasini del 2006. Luca Sappino manda una raccomandata a Luca Telese, che abita a casa sua, stesso indirizzo, con ricevuta di ritorno, e una al sindaco. Luca Telese manda una raccomandata con ricevuta di ritorno al comune, al sindaco, e una a Luca Sappino. Quando c'hai queste due ricevute di ritorno fai: abbiamo il dico! E te li tieni da parte, come sai quando uno prende il biglietto della lotteria. Abbiamo il dico e non hai offeso nessuno. Se invece c'è il PAX, c'è quella cosa lì, ma cerimonia collettiva, autorità riconosciuta, registro degli omosessuali conservato presso un comune, e qualcuno ci resta male. Ma allora la domanda è: che cosa avrebbero dovuto fare i nostri padri nel 1974
quando un referendum promosso da Fanfani e da Almirante diceva qua il divorzio non sa da fare, quando sono andati per le, perché bisogna ricordarlo questo, sono andati casa per casa, sono andati a mettere i volantini nelle tasche dei grembiuli dell'asilo dicendo tuo padre e tua madre si divideranno e ti lasceranno solo, quando sono andati alle donne del sud con il velo sulla fronte a dire no, voglio distruggere la famiglia, tu verrai lasciata sola, e tutto questo grazie a queste orribili leggi progressiste. Che cosa avrebbero dovuto fare? Io in un libro che ho scritto, Qualcuno era comunista, ho messo l'appello che Berlinguer fa nel 1974 ed è di una tale attualità che se tu togli divorzio e metti procreazione assistita o metti DICO, o metti pazzo, o metti quello che vuoi, è perfettamente quello che sta accadendo. Perché che discorso fa Berlinguer, che non è solo il discorso del diritto civile astratto, radicale, legato alla realtà? Dice i diritti stanno tutti insieme, se tu togli un diritto a qualcuno, domani lo togli a qualcun altro, e dopo l'hai tolto a qualcun altro, domani lo tolgono a te. Che poi è quella bellissima poesia attribuita a Brecht, che lui in realtà recuperava da un intellettuale degli anni 20, che lui scrive a Swedenborg negli anni 30 quando deve riflettere sulla vittoria del nazismo, e dice più o meno così: prima vennero a prendere i Zingarelli, ma a me i Zingarelli non piacevano perché rubacchiavano un po', poi vennero a prendere i comunisti, ma io non ero comunista anche se non ero d'accordo e non dissi niente, poi vennero a prendere gli ebrei e ci rimasi proprio male, ma anche allora non dissi niente, poi vennero a prendere me e non c'era più rimasto nessuno per protestare. Allora chiudo con un personaggio che porto in giro per l'Italia, ormai Francesca lo sa a memoria, questo pezzo, ma è la nostra bandiera, perché quando mi mandano a Mirafiori a seguire il referendum sulla Fiat, anche lì l'agenda dei giornali è stata manipolata e noi non neanche ce ne eravamo accorti. Arrivo là davanti, trovo i colleghi, era la sera in cui doveva iniziare il referendum, anzi era due giorni prima, e mi dicono, ma lo sai che finirà 90% a 10% per Marchionne? Così vince, sì, perché a Pomigliano, dove il no ha preso il 36, erano degli straccioni, dei miserabili, dei napoletani, no, qui c'è la classe operaia, qua c'è il Piemonte voluto, qui, di fronte alla proposta di Marchionne, che è, vuoi rinunciare a 10 minuti di pausa ogni giorno, vuoi mangiare solo a fine pasto perché a me serve così per l'esigenza della mia produzione, vuoi che i primi 3 giorni di malattia io non te li pago perché considero che tu sei un lavativo e quindi considero che tu stai assentandoti al lavoro, poi il quarto te lo pago, se stai male veramente, stai rischiando di crepare, il quarto e il quinto te li pago, ma i primi 3 no, così lo capisci chi è che comanda. Ebbene, quel giorno Antonio Padellaro, direttore del giornale, mi dice, troviamo un'operaia, cerchiamo di capire perché questi 10 minuti sono così importanti, ma si fa una battaglia così grossa, dicono i commentatori dei giornali liberaldemocratici, per 10 minuti, uno si mette a questo santo di Marchionne a sbarrargli la strada per 10 pulciosi minuti. Sentiamo perché sono importanti questi 10 minuti. E allora vado e mi metto come uno stalker all'uscita di quella fabbrica, da me da 47 anni, il che vuol dire che la maggioranza sono donne che dimostrano più di 47 anni, molto di più. Sono tutte donne del sud, sono tutte donne meridionali, perché Milano, Torino sono le grandi capitali terrone di questo paese, e meno male, vi dico, meno male che abbiamo mischiato un po' le acque. E queste donne, che volevano tutte lavorare, votavano tutte no, ma mi dicevano, siccome io devo firmare una lettera di licenziamento, il vecchio contratto, e poi una lettera di assunzione con questo nuovo meraviglioso contratto, io l'intervista non te la posso fare, mi dispiace, ma non te la posso fare. E stavo quasi rassegnandomi con uno stalker a molestare tutte queste donne, quando improvvisamente una ragazza, Maria Epifania, 35 anni, si è girata e mi ha detto sì, io te la faccio l'intervista e spero anche che Marchionne legga il fatto, perché vedi, quei 10 minuti, sai perché sono importanti per noi? Perché io, mi danno 900 euro al mese, 600 li pago d'affitto, quindi non ho il problema di arrivare a fine mese, ho il problema di arrivare all'inizio del mese, come molti italiani. Che faccio dopo? Mi aiutano mio padre e mia madre con la loro pensione di ex operai che sono partiti con la valigia di cartone 30 anni fa. E siccome Marchionne ha quantificato che questi 10 minuti che ci togliono il giorno fanno 44 euro e mezzo lordi, io voglio dire a Sergio Marchionne, così ricco con i suoi benefit, i suoi capital gain, le sue azioni, voi sapete che Marchionne è un po' confuso, no? Perché ha studiato in Abruzzo, poi dopo è andato in America, prende uno stipendio a Torino ma glielo pagano in Svizzera casualmente perché la tassazione è più bassa. È confuso il ragazzo, te credo, no? Allora voglio dire a Marchionne, dice Maria Epifania, così più ricco, che io questi 44 euro glieli voglio regalare.
E ti faccio un esempio. Io alla catena di montaggio monto batterie. Ogni 60 minuti 50 batterie. Il che vuol dire, se fai un calcolo, che ogni batteria devo montarla in 1 minuto e 45 secondi. E quando non ho i 10 minuti per la pausa, posso fare solo una cosa. Recuperare 4 secondi su una macchina, 4 su un'altra, 4, fino a 5 macchine. Qui c'è il mio compagno che lavora, che sta facendo questo movimento, perché lui abbassa una biella e piazza un tondino di basamento della batteria. Quando sono arrivato lì, prendo la bottiglia, bevo a gargamella e ritorno in posizione 4-4-4 finché non mi rimetto nella posizione di controllo, che è stare qui, stare in mezzo, stare tranquillo, non pensare a niente, bullone, bullone, bullone. Pensa che una volta che ero a casa da amici, una serata di Natale, e a un certo punto è apparso Chaplin, che ridanno sempre quel film bellissimo, Tempi moderni. Loro ridevano come matti, a me mi è venuto da piangere, perché quando Chaplin entra dentro la catena di montaggio, io ho detto: ma come, sono passati 100 anni e non è cambiato niente, io sono sempre là. Ebbene, una volta che ho fatto 4-4-4, sono arrivato qui dove c'è lui che fa così con la pressa, sono corso a prendere la bottiglia, ho preso questa bottiglia, ho provato a bere, ma la bottiglia era bagnata perché aveva bevuto una compagna prima e tac, è caduta per terra, e sono dovuto tornare 4-4-4-4-4. E quando col fiatone sono tornato in posizione di controllo, è accaduta una cosa tremenda: c'era l'acqua che scorreva sotto. Dopo su Google ho capito che lo chiamano supplizio di Tantalo, cioè essere esposti al desiderio di qualcosa ma non poterlo toccare. E allora per questo io, Maria Epifania, così povera, un figlio da mantenere, ragazza madre, io a Sergio Marchionne gli dico: tieniti i tuoi 44,50 euro e io mi tengo la mia sete. Maria, appena finito di dire questa cosa, che il bambino che stava giocando alla PlayStation si è avvicinato e gli ha fatto: mamma, non ti preoccupare, sei a me, perché io da grande faccio il cuoco. Ma che stai dicendo? Incazzata. Non. Ma che stai dicendo? Mamma, sta parlando di una cosa seria. Rischi anche tu, sai, è bene che lo sappia. Non c'è da ridere. E il cuoco non c'entra proprio niente. E allora Simone ha fatto: no, ma per davvero, io da grande faccio il cuoco, apro un bellissimo ristorante, ti assumo e ti porto via dalla Fiat. È stato il tempo della scrittura che mi ha spiegato quello che lì per lì non avevo capito. È bello che noi di mestiere scriviamo e quindi pensiamo, anzi di solito non pensiamo, però quando scrivi un po' sei costretto a pensare. E allora mi sono reso conto che ciò che suonava come un disco rotto è che hanno rotto il rapporto delle generazioni. Non è normale che un bambino immagini di essere un sé provvidenziale che salva sua madre. È sempre stato il contrario, sono sempre stati i genitori che devono salvare i figli e non i figli, i bambini di 6 anni dell'asilo, che ora non potranno più neanche andare all'asilo, che devono salvare i genitori. Gli 800 bambini di Parma che non andranno più all'asilo. Che bello, chissà che faranno. Ho pensato che tutto quello che è accaduto dal 45 a oggi è cambiato. 50 anni di storia cancellati con un colpo di spugna, perché la generazione degli anni 50 ha preso questo paese in macerie e lo ha rimesso in piedi, e sappiamo che cosa è costato. La generazione degli anni 60 ha iniziato a combattere, a dire: voglio lavorare meno, se 8 ore vi sembrano poche, chi non lavora non mangerà, hanno fatto gli scioperi al contrario, hanno costruito le strade, hanno occupato le terre, hanno costruito le cooperative, hanno conquistato dei diritti. La generazione del 68 ha conquistato la legge, lo statuto dei lavoratori, e poi sono arrivati i consumi, arrivavano i tostapane, le lavatrici, le macchine, i viaggi in giro per l'Italia con la 500 multipla o con la 500 piccola, come facevi Roma-Milano. Com'è che non sono morti i nostri padri? Non lo so, ma so che quando a mia nonna regalarono i figli una lavatrice, lei si metteva davanti a questa lavatrice e non la faceva camminare. Allora dissero: mamma, ma usala sta lavatrice. No, che poi si rovina. Non aveva la televisione, ma la sera guardava la lavatrice qualche volta proprio. Tutto questo è stato cancellato con un colpo di spugna. E dobbiamo capire che non è vero che con la cultura non si mangia. Con la cultura si mangia, ci si arricchisce e ci si difende anche. E infatti prima abbiamo subito una sconfitta culturale, poi abbiamo accettato la logica della decimazione: oggi tocca ai gay, domani tocca alle donne sterili che non devono poter procreare, adesso tocca ai lavoratori, tanto gli operai sono pochi, ora tocca ai precari e domani tocca anche a noi. E allora è per questo che, siccome una battaglia culturale è una battaglia di idee, è una battaglia di storie ed è una battaglia di agenda, noi, senza nessuna garanzia,
pensiamo che quello che ci ha insegnato Maria non è avvitare i bulloni alla batteria. È una bellissima legge antica che ancora oggi è vera. Il coraggio, come la paura, è contagioso. In questo momento serve coraggio. E bisogna dare la sveglia a tutti quanti. Volete votare Fassino? Bene. Vi faccio un augurio, però provate a svegliarlo. Diteli che non può chiudere i 10 asili. Volete votare Pizzarotti perché volete l'ebbrezza del nuovo? Bene. Ma poi dovete dire a Pizzarotti: tu devi far quadrare i conti, devi venire, devi rispondere ai giornalisti, devi metterci la faccia e non devi fare l'ordinanza del 54esimo sindaco sceriffo che pensa di conquistare un po' di consenso sempre dei settori più retrogradi perché dice che con gli zoccoli non si può camminare. Perché questi ci sono buoni tutti, come si dice a Roma. Noi dobbiamo pensare che una classe dirigente, soprattutto se uno pensa a un giornale, soprattutto se fa un circolo culturale, soprattutto se pensa che può servire a un qualche partito, deve mettersi alla testa dei processi di cambiamento, non deve guardare alla retroguardia, perché i più grandi salti nella storia si sono fatti quando gente ha guardato avanti e non quando ha guardato indietro. Nel 2003 ho avuto un grandissimo regalo, mi sono trovato da inviato a seguire la cerimonia di insediamento di Luiz Inácio da Silva, detto Lula, un ex tornitore senza un dito perché l'aveva perso mentre molava un vaso, partito con un pau de arara, una gabbia di emigranti come le gabbie dei pappagalli, dallo stato poverissimo del Pernambuco, dove adesso la Fiat fa uno stabilimento, è arrivato a San Paolo, poi infilato in una polveroso carcere e salvato da un vescovo teologo della liberazione, poi rimessosi in piedi per costruire un partito in una nazione continente di 150 milioni di abitanti, poi candidato presidenziale sconfitto 3 volte e poi vincitore. Quel giorno in cui Lula si insediava su quel tetto prima di diventare il presidente più popolare degli ultimi 100 anni in tutto il pianeta, 85% di popolarità, prima di portare il Brasile alla ricchezza che mai il Brasile ha avuto, prima di cambiare le favela che adesso sembrano dei salotti, vai a vedere Taranto che sembra bombardata, vai a vedere che cos'è la favela della Lusona, sono un'altra cosa. Ecco, io quel giorno Lula l'ho visto salire sopra il tetto del Palazzo di Planalto, dovete immaginare quanto è bella Brasilia, noi vi racconteremo i luoghi, noi viaggeremo e vi diremo: Brasilia è una cosa pazzesca, una città costruita in 4 anni, pensata da 2 urbanisti, un architetto e un urbanista, Lucio Silva e Niemeyer, comunisti, e inaugurata dai golpisti, perché il Brasile è un paese così. E in questa città per la prima volta veniva insediato, in questo percorso monumentale che parte dalla rodovia e disegna una mappa che sembra un uccello, in mezzo al Parlamento dove c'è una scodella alta e una bassa e dopo il Palazzo del Presidente, il Palazzo di Planalto, Lula sopra il tetto ha fatto un discorso bellissimo, io non parlo portoghese, dopo 3 minuti capivo tutto, e ha fatto questo discorso metà epico e metà vernacolare, in cui ha detto: sono qui con la mia sposa Marisa, tan bonita, tan elegante, e sono qui per dirvi che io non rappresento me stesso, ma rappresento generazioni di brasiliani che hanno lottato senza riuscire. E sono qui per dirvi che ho perso 4 volte e il Brasile è un paese come l'Italia, feroce con chi perde. E la 4ª volta che avevo perso e mi stavo chiedendo cosa fare, eravamo nel salotto di casa, il telefono non squillava mai, non chiamava ninguém. Quanto è bello il portoghese. Allora gli ho detto: Marisa, le donne sono sempre la chiave di tutto, Marisa, che cosa dobbiamo fare noi ora? E lei mi ha detto: continuiamo a combattere perché è l'unica cosa che sappiamo fare. Se non avesse fatto questo, Lula non avrebbe vinto, il Brasile non sarebbe un paese ricco e forse mille altri movimenti di liberazione in Latino America sarebbero rimasti chiusi dentro la cripta di una speranza. Però voglio dirvi che anche qui quello che manca ai nostri politici sono 2 cose, la speranza, il coraggio e soprattutto la capacità di essere credibili. Io non credo che la gente ami Berlinguer perché si ricorda o pensa che Berlinguer fosse perfetto. Berlinguer, che sta nel nostro Pantheon insieme a tanti altri, non era perfetto. Questa è l'oleografia che noi rifiutiamo. Berlinguer era uno che sbagliava, però tu sapevi che anche quando sbagliava ti potevi fidare di lui. Invece questi qui, noi sappiamo che anche persino quando qualche volta per sbaglio hanno ragione, di loro non ti puoi fidare.
e allora dobbiamo costruire una nuova classe dirigente, perché noi non ci candidiamo, non facciamo politica, non chiediamo voti, noi costruiamo idee, dobbiamo partire, che l'idea della demolizione è dell'ultimo peccato di cui avrei voluto chiedere conto a Pizzarotti, l'idea della demolizione è un orrore, demolire soltanto non va bene, neanche quando stai facendo la lotta partigiana. Noi dovremmo essere come quelli, gli alberi delle cartiere, per ognuno che abbatti ne semini un altro e così il ciclo biologico rimane intatto. Ecco, dovremmo fare dei lavori di demolizione, perché ogni tanto qualcuno di questi tecnici o qualcuno di questi ruderi berlusconiani che ritornano dal passato, sapete che Scajola vuole tornare alla politica? Eccomi, sono Scajola! Ma tu non eri quello della casa senza buta? Sì, allora? Ma perché io c'ero quel giorno che Scajola con l'occhio diagonale disse: un ministro della Repubblica non può vivere con un simile sospetto sopra la testa, e quando troverò la persona che ha messo questi 900.000 euro a mia insaputa, rescinderò il contratto, venderò la casa e darò il ricavato in beneficenza. O qualcuno ci avrà pure creduto. Dopodiché, sei mesi dopo, l'abbiamo incontrato lì a via Fucutale, lo ferma il nostro collega Bertazzoni e dice: ma lei abita qua? Sì, e allora che vuoi? Ma la casa è in beneficenza, ancora non ho trovato chi la compra, va bene? È un dramma umano, lo rispetti. Che poi c'è una densità di citrulli lì al Colosseo pazzesca. Il ministro Padroni Griffi, due cognomi inutilmente spesi, no? Uno bastava, Padroni o Griffi, no, Padroni Griffi, non vada a spese. Il ministro Padroni Griffi abita anche lui al Colosseo. Quindi pensa, apre la finestra, ciao Claudio! E questo è il ministro che oggi si permette di dire che due dipendenti pubblici su 10 vanno mandati a casa. Ora riflettiamo sulle balle, perché le informazioni ci sono, ma sono smontate, sono nascoste, sono camuffate. Cioè uno dovrebbe dire: ma come, il governo che dice all'operaio della fonderia di Piombino, Michele, che deve restare al lavoro altri 6 anni, anche se sta allo stampo e ha 7 anni di aspettativa di meno di uno di noi, perché è esposto al calore e sulla schiena è esposto al freddo? No, tu devi restare a lavorare, mi dispiace, ti ha detto male, sei nato al 52 e mosso cazzi tuoi. Mentre invece tu, che fai il bibliotecario, sei bravo, utile, vuoi lavorare, non vuoi gravare sulle tasse della società, tu vai in pensione obbligata e ci vai con la legge Damiano. Cioè avete fatto 370.000 esodati perché la Fornero non poteva tornare indietro un millimetro e poi mi mandate una persona in pensione anticipata. Sì, perché i tecnici hanno il trucco, non gravi più sul bilancio dello Stato e quindi noi pareggiamo i conti. Però dove vanno? Sul bilancio dell'INPDAP. E che sta succedendo? L'INPDAP sta fallendo, la salverà l'INPS e poi lo Stato dovrà rifinanziare l'INPS perché sta fallendo, ma tanto fra un anno noi magari non ci siamo neanche più. Il ministro Padroni Griffi, questo uomo di un grande nitore morale, voleva comprare una casa. Prima se l'è fatta affittare. Se noi dell'Italia Resta a Terra, Montale, chiedessimo una casa, mi dai una casa al Colosseo? Ma vatta a fare un giro, dai. Mentre invece se la chiede ai Padroni Griffi, al Gran Comitato d'età, sì, guarda, ci abbiamo proprio una libera, puoi entrare. E c'è anche Cazzola, parlamentare del PDL, siete tutti insieme, che bello. E poi il ministro Padroni Griffi dice: ho affittato la casa, adesso la voglio comprare. Però la voglio comprare con lo sconto. E allora dicono: e come facciamo a farti lo sconto? Che qui è l'appartamento pregiato, con 120 metri quadri, come facciamo a farti a pagare poco? Possiamo dire che il palazzo è fatiscente. Palazzo fatiscente, 30% di sconto. Uno di noi, che cosa avremmo fatto tu con i tuoi due gemelli? Avremmo detto: grazie, lo sconto me lo prendo e via, scappo, non dico niente. Invece Padroni Griffi ha detto: no, io voglio un altro sconto. E come facciamo? Si è riunito di nuovo un pool di cervelli, una commissione. Quando c'è una fregatura in Italia c'è una commissione. Si sono riuniti lì e hanno detto: abbiamo trovato la soluzione. Chi di voi sa qual è la soluzione che è stata trovata per fare un altro 33% di sconto a Padroni Griffi? Due nomi, due sconti. Qual è? Rischio sismico! Vi rendete conto? Rischio sismico al Colosseo. 2000 anni di storia, non si è mosso un capitello, e quindi immaginate la mappa geosismica di Roma, tutto giallo, 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 poi un puntino di rosso, come il villaggio di Asterix, al quarto piano, casa Padroni Griffi. Immaginate un sisma micidiale, tutta Roma rimane ferma e questa casa che oscilla follemente. Noi possiamo accettare che questa persona venga a dire a degli italiani che hanno lavorato tutta la vita: tu adesso te ne vai perché te lo dico io? No, non lo possiamo accettare. E non lo possiamo accettare in nome di un valore che è stato dimenticato, sacrificato prima allo statalismo e poi al mercatismo e al privatismo, e questo valore si chiama interesse pubblico. Grazie.
Allora, io, come diceva Luca, faccio l'autrice satirica, che è un mestiere un po' strano, fatto in un giornale, perché uno prima è una giornalista e poi è un'autrice satirica. Lavoravo all'Unità, avevo un contratto a tempo indeterminato, sono sempre stata libera di scrivere tutto quello che volevo, le cose scrivo sull'Unità, andavo spesso a dirle ospite da Santoro, ma a un certo punto mi sono trovata in difficoltà. Perché? Perché la satira funziona così, ecco, per esempio, voi sapete che in questo momento c'è un'inflazione galoppante, il caffè è aumentato del 14% in un mese, quindi adesso per diventare nervosi non serve berlo, basta ordinarlo. Ecco, questa è una battuta che voi capite se prima avete la notizia che c'è l'inflazione galoppante, che il caffè è aumentato del 14% in un mese. Io mi sono trovata piano piano a fare la mia satira in un giornale che non dava più correttamente le notizie ed era in difficoltà perché io scrivevo 2000 battute un giorno sì e un giorno no. Ora, in 2000 battute era difficile farci stare anche la notizia, addirittura anche quando il giornale dava la notizia in un certo modo, come raccontava Luca, per esempio, e la notizia degli asili nido o quella delle alleanze. Ecco, se il tuo giornale spiega perché è conveniente allearsi con l'UDC, ecco, diventa molto complicato in 2000 battute farci le battute, ma spiegare anche perché invece non è conveniente l'alleanza con l'UDC. E quindi io ho sentito il dovere di licenziarmi e di andare a fare un altro giornale che dava le notizie in un modo più corretto. Perché? Perché io per tanti anni sono stata anche molto bene all'Unità e mi sentivo di far parte proprio di un fronte comune, anche, no, con il FAT e con gli altri giornali che dovevano rompere questo monopolio berlusconiano. Erano anni molto facili perché c'era un nemico che era ben individuabile. E a un certo punto che è successo? Ecco, perché vorrei farvi tornare un attimo indietro nel tempo, perché magari voi provate il mio stesso imbarazzo. Allora, c'è un telefilm per ragazzi che funziona così. La protagonista può vedere nel futuro, pensate, ma vede soltanto qualche sprazzo di futuro. Vede qualche sprazzo, qualche immagine, una conversazione, ecco, in base a quello che vede si fa un'idea del futuro che poi si rivela sempre completamente sbagliata. E io ho sempre fantasticato di avere questo superpotere, no? Immaginate di averlo anche voi. Siamo nel 2010, in pieno regno berlusconiano, e c'è Umberto Bossi, ministro delle riforme istituzionali, non so se avete capito il clima. Umberto Bossi, quello che durante una conferenza stampa chiede a Berlusconi: Silvio, scusa, vaffanculo, si scrive con l'indice o col medio, che non mi ricordo mai. Ecco, questo è un po' il tipo, questo è il governo, Berlusconi è al governo, Berlusconi è ancora fortissimo, no? Deve ancora scoppiare lo scandalo Ruby, che poi sarà la prima pietra d'inciampo di Berlusconi. Ricordate, sì, lo scandalo Ruby, il fatto che si scopre che alle feste di Arcore c'erano così tante minorenni che Papa Ratzinger sta pensando di prendere Berlusconi e trasferirlo in una parrocchia di periferia e insabbiare il caso. Questo era un po' il clima, no? Gli alibi incredibili di Berlusconi che dice: no, Ruby minorenne, ma io non lo sapevo, suo zio Mubarak che mi aveva detto che era una trentenne con il Botox. Dice: io, Berlusconi ha negato perfino di avere qualcosa a che fare. Sta piovendo, sfidiamo la pioggia finché ci va, poi mi dite voi, se no. Berlusconi nega perfino in quel 2010 di avere qualcosa a che fare con i due italiani che volano in Tunisia per costringere la funzionaria dell'anagrafe tunisina a modificare la data di nascita di Ruby sul registro dell'anagrafe. Quando quella gli dice: no, guardate, ma io non posso cancellare questo 1992, gli dicono: beh, allora non potresti aggiungere avanti Cristo, almeno. Questo era il clima. Ma state rivivendo un po' quell'angoscia, ecco. Immaginate se nel 2012 ci avessero fatto, se nel 2010 ci avessero fatto vedere quello che sarebbe successo di lì a due anni proprio a Umberto Bossi. Si scopre che la Lega, con i soldi dei rimborsi elettorali, compra i diamanti in Tanzania. Se ne sono accorti subito i magistrati, perché i diamanti erano l'unica cosa trasparente nel bilancio del partito, quindi immediatamente Bossi si dimette, Rosi Mauro no, perché un diamante è per sempre, quindi lei resta lì. Ma insomma, si scopre addirittura che con i soldi dei rimborsi elettorali Bossi si è pagato i lavori di ristrutturazione di casa sua, tanto che quando Calderoli ha detto: ah, un ciclone ha travolto la Lega, di così Calderoli, il primo ciclone che invece che abbattere le case le ristruttura. Però si scopre che con i soldi dei rimborsi elettorali addirittura pagavano le multe di Renzo Bossi, che è stato multato per eccesso di velocità, perché come sapete ha fatto 3 anni in uno. Si scopre che addirittura pagavano con i soldi della Lega la laurea a Renzo Bossi, la laurea finta nell'università finta in Albania. E all'inizio poi non capivamo neanche se il povero Umberto era uno che era un po' vittima di circonvenzioni, incapace, o se invece era complice, perché era talmente incredibile questa storia. E Umberto diceva: ma no, mio figlio si sta laureando veramente, mi ha fatto vedere il libretto degli esami. Sì, e mi diceva: firma qui dove c'è scritto pagate a vista al portatore.
ho immaginato se ci avessero fatto vedere quello che è successo alla Lega, che almeno la buona notizia, dico, alla luce di quello che abbiamo scoperto, dobbiamo un po' rivedere le accuse di razzismo che abbiamo mosso per tanti anni alla Lega, perché in realtà la frase "li rispediremo tutti in Africa" era riferita ai soldi dei rimborsi elettorali. Almeno in questo chiedo scusa. Immaginate se ci avessero fatto vedere nel 2010 il PDL che perde in 8 capoluoghi su 11, Berlusconi ormai completamente finito, il PDL spappolato, un'esplosione completa del partito, un'esplosione peraltro anomala, perché Nescarla non è stato un uomo con un telecomando, ma un uomo con 3 televisioni, un caso questo strano. Immaginate se ci avessero fatto vedere il terzo polo, ecco, non so se vi ricordate cosa ci dicevano nel 2010 del terzo polo, che sembrava dovesse diventare il primo polo della nazione in realtà, no? Quello che aggregava tutti gli elettori moderati, poi si è scoperto invece con le elezioni comunali e provinciali che tutti questi elettori moderati in Italia non ci stanno, e che per la precisione il terzo polo, ecco, sul territorio era radicato essenzialmente nello studio di Porta a Porta, diciamo, ecco, poi appena usciva dallo studio di Porta a Porta il terzo polo spariva e non era più una minaccia per nessuno. Immaginate se c'era Minzolini nel 2010, ve lo ricordate? Minzolini, l'unico giornalista veramente ligio, fedele alla regola anglosassone delle 5 W, sapete la regola per cui ogni notizia deve cominciare con 5 W, e infatti lui cominciava ogni servizio con "viva viva 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 Berlusconi". Immaginate se ci avessero fatto vedere Minzolini travolto dallo scandalo della carta di credito, Minzolini costretto a lasciare la RAI, se ci avessero fatto vedere anche Emilio Fede costretto a lasciare il TG4, Emilio Fede licenziato da Mediaset a 80 anni, tanto che il ministro Fornero ha detto "ma come, di già?" Proprio Emilio Fede. Licenziato perché, come ha spiegato con Falonieri, era un po' che Emilio Fede non faceva più bene il suo lavoro, infatti pare che ultimamente quando Berlusconi gli lanciava la palla, lui invece che riportargliela la depositava in Svizzera. Quindi immaginate se ci avessero fatto vedere Lele Mora, l'organizzatore delle feste di Arcole, quello che portava avanti e indietro le ragazze Arcole con la sua macchina, avanti e indietro, che infatti non ne poteva più, a un certo punto si è girato e ha detto "oh, scusate, ma voi tra quanti anni avete detto che potete prendere questa patente?" Ora, se ci avessero fatto vedere queste cose nel 2010, no, noi che cosa avremmo pensato? Se avessimo visto questi sprazzi di futuro, beh, io penso che sarei tornata nel 2010 dopo aver visto questi sprazzi, nel 2012 avrei detto "ragazzi, è fatta, governa il centro-sinistra". Dice "no, sì, governa il centro-sinistra perché guarda Berlusconi travolto dagli scandali, bella, ma la Lega poi si è scoperto le diamanti, ma pure Alemanno, ma distrutto anche Alemanno, si è scoperto che ha assunto così tanti parenti all'AMA e all'ATAC che l'hanno beccato perché praticamente l'organigramma dell'AMA è a forma di albero genealogico, sono tutti i parenti di Alemanno. E fa Formigoni, ma pure lui, distrutto anche Formigoni è venuto fuori che 4 membri su 5 della giunta di Formigoni sono stati indagati per questioni di tangenti, tanto che Formigoni ha detto "dovrò prendere provvedimenti", invece che la t-shirt di Paperino quest'anno si metterà quella della banda Bassotti. Tutti, ma tutti, anche quello del PD Penati, anche quello della Lega Boni, tanto che Maroni pochi giorni prima aveva detto la Lega ha imposto un dibattito culturale nuovo al paese, perché se prima lo scontro era tra destra e sinistra, adesso lo scontro è tra nord e sud, la Lega ha cambiato la geometria di così tutta tranne le tangenti. Maroni avrei detto governa il centro-sinistra e mi sarei sbagliata, io non avrei saputo immaginare questo governo dei tecnici, questo governo nato dall'emergenza, perché vi ricordate come funzionava, no? Che lo spread era schizzato perché noi eravamo praticamente sotto l'attacco degli speculatori e delle banche d'affari come la Goldman Sachs, e allora Napolitano ha detto, ecco, per affrontare l'emergenza affidiamoci a un uomo della Goldman Sachs. Che tu dici, no, scusa, cioè siamo sotto l'attacco della Goldman Sachs e ci affidiamo a un uomo della Goldman Sachs. Napolitano ha detto proviamo con l'omeopatia. Adesso... Per avere il quadro completo di futuro penso che mi sarebbe bastato vedere soltanto un altro flash, non so, per esempio il flash del documento Bindi che ha ben recitato Luca Telese, o appunto il flash dell'alleanza con l'UDC. Ma voi l'avreste detto nel 2010 che il PD avrebbe puntato tutto sull'alleanza con l'UDC, onestamente? Cioè quanti di voi ci avevano pensato? Perché quello Fioroni è avanti, capito? Le pensa proprio... Dice no, ma noi ci dobbiamo alleare con l'UDC perché poi bisogna fare un compromesso per andare al governo, perché da soli non ce la facciamo, e quindi nell'ottica di poter proseguire l'opera del governo Monti serve l'alleanza con l'UDC. Dico scusa, ma l'UDC c'ha il 7%,
Ma se proprio gli va bene, è indispensabile questo 7%, perché allora ci avrei un'altra idea, gli ho detto a Fioroni. Fioroni, se volete fare un'alleanza vera, cioè non un cartello elettorale, ma proprio un'alleanza vera, vi potreste alleare con quello che è diventato il primo partito d'Italia, e cioè il partito degli indecisi. Sapete che il partito degli indecisi ormai in Italia è il 33%, è cresciuto del 7% in un anno. Dico, Fioroni, prendi il PD e falla alleare col partito degli indecisi, che almeno così è un'alleanza programmatica sui programmi, capito? Cioè, no, finalmente un'unità, vedo anche lo slogan, dice, non sai deciderti, nemmeno noi. Partito Democratico, il partito che dà voce alla tua indecisione. Bene, questo è il motivo per cui io ho sentito il bisogno di uscire dall'unità, dove pure sono sempre stata libera di scrivere quello che volevo, ma voi capite che questi paradossi che vi ho raccontato adesso, se stanno inseriti in un giornale che non dà più le notizie come si deve, si smontano, non hanno più alcun senso, per cui ho stracciato la busta paga e sono venuta a fondare Pubblico. Pubblico che ha un nome non casuale, Pubblico è il giornale della difesa dei beni comuni. I beni comuni che non sono soltanto l'acqua per la quale abbiamo fatto un referendum, ma sono anche i diritti, ma è anche il lavoro. Ecco, il lavoro e l'economia sarà al centro di questo giornale. Diceva bene Luca Telese che io dico dobbiamo fare un Sole 24 Ore di sinistra, perché noi fortunatamente, beatamente, a parte quei poveretti che lavoravano in banca allo sportello, per tanti anni non avendo nemmeno grandi denari da spendere, non ci siamo occupati molto dell'economia, ecco, per cui uno ha una vita, giustamente, quindi magari preferisce spendere, non so, a leggere un romanzo quando ha del tempo libero. Ora invece siamo costretti ad occuparci di economia, perché adesso tutta la vita passa da lì. E anche la sinistra è costretta ad occuparsi di economia, cosa che, diciamo la verità, non aveva mai fatto molto prima, tanto che ci sono giornali come Repubblica che sono rimasti un po' travolti da quello che è successo, no? Voi avete visto Repubblica, comunque era un po' il giornale di riferimento del centro-sinistra italiano, che adesso è così ossequioso nei confronti di questo governo iperliberista, che quando Monti praticamente prende il giornale, prende Repubblica e lo lancia al cane, Repubblica torna indietro da sola. Questo è un po' il rapporto che si è instaurato. Allora, che cosa ci ha raccontato questo governo? Ci ha raccontato, come diceva Luca, guardate, c'è questa sperequazione intollerabile tra quelli che hanno i diritti e quelli che non ce l'hanno, perciò noi adesso togliamo i diritti a quelli che ce l'hanno, che come logica è un po' come se uno va dall'ortopedico perché zoppica dalla gamba destra, dice dottore vede zoppico, dice ma la sinistra come va? No, la sinistra bene, ta, gli azzoppa anche la sinistra e dice ecco adesso non c'è più questa intollerabile disuguaglianza. Allora questo governo si insedia dicendo noi aumenteremo l'età pensionabile per tutti senza distinzione di lavori usuranti, ma lo facciamo perché dobbiamo aiutare i giovani. I giovani è stata proprio la parola che voi avete letto in tutti i titoli di giornale. Dice sì, i giovani, tanto che Monti, prima di insediarsi, ha anche ascoltato una delegazione di giovani per dire voglio sentire le vostre richieste, e poi dopo ha dato vita a un governo di ultra 65 anni. Dico, si vede che era una delegazione di giovani della CISL? Ho pensato io. Un governo di oltre 65 anni che, guardate, è in linea con la classe dirigente del paese, perché l'Italia, sapete, ha la classe dirigente più anziana d'Europa. Al primo posto, pensate, ci sono i vescovi che hanno in media 67 anni. I vescovi sono così anziani che quando a San Pietro attacca a suonare l'organo durante la messa della domenica, invece che cantare, urlano «E per piacere, ragazzi, abbassa un po' quella musica che mi rimbomba tutto!» Al terzo posto ci sono gli insegnanti, docenti universitari, che hanno in media 63 anni in media. Sono così anziani che quando in classe c'è uno che alza continuamente la mano per andare a fare pipì, quello è il professore. In mezzo si sono situati i rappresentanti del governo Monti. Dicono sì, noi aumentiamo le pensioni, quindi facciamo restare al lavoro più a lungo quelli che già ci stanno. Dice no, scusa, ma dovete fare qualcosa per far entrare al lavoro quelli che ancora non ci stanno. Sapete che un giovane su tre, anzi ormai anche di più, è arrivato al 36% la disoccupazione giovanile. Un giovane su tre è disoccupato, nel Lazio per esempio è già quasi uno su due perché è al 46%, dico facciamo qualcosa per loro, ma soprattutto facciamo qualcosa per i giovani che invece un lavoro ce l'hanno. Perché? Perché una volta chi c'aveva un lavoro, bene o male, stava tranquillo, no? C'erano quelli che il governo ci ha raccontato che erano gli iper garantiti, cioè quelli col contratto a tempo indeterminato, no? A tempo indeterminato fin quando Marchione non decide che preferisce spostare la produzione della Panda, perché come vi raccontava Luca, chiede agli operai di Pomigliano di firmare un contratto dove c'è scritto guardate, voi
in cambio del fatto che io non me ne vada a produrre da un'altra parte, firmato questo contratto dove c'è scritto che non potete fare la pipì durante la prima, la terza e l'ultima ora, che non potete mangiare all'ora di pranzo, ma se non vi spiace spostate la pausa pranzo invece che all'ora di pranzo alla fine del turno. Ecco, firmato questo contratto perché così io evito di andare a fare la panda in Polonia, dove evidentemente gli operai hanno meno esigenze, mangiano anche più tardi, non fanno la pipì. Poi questo fino a ieri sera, perché invece ieri sera Marchionne ha visto un documentario su National Geographic che raccontava che sulle rive del Gange c'è un ashram di fakir indiani che sanno trattenere la pipì per 48 ore e quindi adesso Marchionne vuole andare lì a produrre la panda. Questo fino a mezz'ora fa, notizia di mezz'ora fa, che Marchionne ha letto su Focus che i macachi delle Filippine sanno avvitare i bulloni e quindi adesso vuole andare lì a produrre una nuova panda. Insomma, il governo ci racconta, ci sono questi che sono gli iper garantiti e poi è intollerabile, ci sono i giovani che non sono garantiti, perché pensate ai giovani, quei pochi fortunati che hanno un lavoro, nell'82% dei casi un giovane che firma un contratto di lavoro firma in realtà un contratto di lavoro precario. Precario che vuol dire senza la maternità, senza le ferie, un contratto di lavoro che spesso è a termine, quindi senza nessuna garanzia. Bene, quindi l'82% dei giovani sono precari perché ci sono in Italia, pensate, ben 48 o 47 a seconda dei punti di vista, c'è una controversia, forme di contratto atipico. Cioè una forma tipica, 48 atipiche, ecco, mi sembra che si sono un po' allargate queste forme atipiche, quindi dico bene, il governo che fa qualcosa per i giovani adesso le abolirà queste forme di contratto atipico. Non tutte, le abolirà, non so, metà, le dimezzerà, non so, ne abolirà un quarto, 10, 4, ne hanno abolita una che era lo stage gratuito. Adesso non si potrà più fare uno stage gratuito e il risultato è che adesso a Roma ho visto un cartello sul negozio di scarpe che dice, ve lo giuro, non è una battuta, cercasi stagista commessa. Cioè, io ti do 200 euro, tu vieni qua a fare lo stage, impari a vendere le scarpe al cliente. Io questo posso farlo perché in Italia, cari giovani, non c'è, a differenza che nel 90% dei paesi europei, un salario minimo per il lavoro. Che significa un salario minimo? Significa che per esempio in Francia non si può essere pagati meno di 9,22 euro l'ora per qualunque lavoro tu faccia. In Italia non c'è questo salario minimo e quindi io ti posso anche chiedere di fare lo stage per fare l'apprendista commessa dandoti 200 euro. Altra cosa, dico, va bene, non hanno abolito le forme di contratto atipico, tutti i giornali titolavano le riforme per i giovani, almeno estenderanno gli ammortizzatori sociali anche ai giovani. Che sono gli ammortizzatori sociali? Cioè sono il diritto di andare in maternità, perché voi sapete che le donne in Italia quando firmano un contratto atipico, cioè una donna su due ha un contratto atipico, quando rimane incinta ha tre possibilità. La prima è perdere il lavoro, la seconda è perdere il bambino, la terza è più praticata, è cercare di convincere Alberto di Monaco che è lui il padre. Questo è il quadro, dico bene, estenderanno gli ammortizzatori sociali allora anche a questi giovani che hanno un contratto atipico, visto che hanno lasciato i contratti atipici e flessibili. Dice no, non ci sono i soldi, allora facciamo soltanto un ASPI, anzi una mini ASPI, cioè quasi una mancetta, che però riguarda soltanto quelli che hanno un contratto a tempo determinato, cioè sono assunti ma a termine. Quindi tutti gli altri co-co-co-co-co-pro e per quelli purtroppo non ci sono i soldi perché l'Europa ci chiede di fare i tagli. L'ultima beffa è stata, quella che proprio non ho tollerato, quella sull'occupazione femminile. Voi sapete che in Italia stiamo tornando a tassi di occupazione femminile uguali a quelli degli anni 60, del primo dopoguerra. Le donne quando fanno un figlio escono dal mondo del lavoro, perché? Perché con il lavoro precario perdono il lavoro e seppure poi lo ritrovano, il lavoro precario, non essendoci il salario minimo, è pagato talmente poco che con quei soldi, non avendo l'asilo, tu ci devi pagare la babysitter e quindi spesso non ti conviene, ti conviene di più uscire dal mondo del lavoro. Ci sono paesi invece come la Svezia, la Norvegia, ecco, no, paesi molto civili, dove spesso sono gli uomini a restare a casa ad accudire i bambini. Perché sono gli uomini? Perché in questi paesi, ormai da più di 10 anni, è stata approvata una cosa che si chiama il congedo parentale obbligatorio. Che cos'è il congedo parentale obbligatorio? Il congedo parentale, le donne che hanno la fortuna di avere un lavoro invece con l'assunzione lo sanno, è quella cosa che ti permette quando rimani incinta poi di restare a casa per un tot di mesi ad accudire il bambino. Bene, questo congedo parentale però può prenderlo la mamma o il papà, perché il bambino è della mamma e del papà, anche se Sgarbi, che è venuto ospite da me in radio a Un Giorno da Pecora un mesetto fa, è arrivato in ritardo perché mi ha detto, ma scusa, ho fatto tardi perché sono dovuta andare a riconoscere un figlio, come se fosse una cosa che evidentemente gli capita spesso, come le canasce alla macchina, tu ce le canasce alla macchina, lui deve riconoscere un figlio.
e ha detto, dice, pensa che questa poi era una rumena, una polacca, dice, ma lo vuoi vedere tuo figlio? Io gli ho detto no, perché la mia teoria è che i papà devono stare con i figli il tempo che serve a concepirli, quindi anche denotando una concezione della biologia tutta sua, ma insomma è che invece con i, nei posti civili no, i figli sono della mamma e del papà, per cui in Svezia c'è questo congedo parentale obbligatorio da tanti anni, cioè il congedo per il papà. Ti dice, caro papà, tu hai 2 mesi di tempo, pensa che bello, 2 mesi di tempo in cui tu prendi l'80% dello stipendio, puoi stare a casa con tuo figlio, poi se vuoi ti prendi anche più mesi, cioè i mesi che potrebbero aspettare a un genitore o all'altro, se vuoi te li prendi tu. Bene, sapete che in Svezia, dove le imprese sono così civili che spesso fanno arrivare al 100% lo stipendio, cioè sono le imprese che mettono loro l'altro 20% per incentivare la maternità e la paternità, in Svezia l'80% dei papà usufruisce del congedo, no scusami, il 93% dei papà usufruisce del congedo parentale obbligatorio e l'80% dei papà prende anche più mesi. Infatti in Svezia non è inconsueto trovarsi di fronte a dei ragazzi maschi di 20, 22 anni, 23 anni che spingono la carrozzina con il bambino, da noi sarebbe una scena incredibile, no? Giusto sotto l'ombrellone ad agosto bestemmiando. Bene, il governo, no, della ministra Fornero dice, adesso noi ci occupiamo del lavoro femminile, e anche qui, no, il governo doveva occuparsi delle donne, è un governo che ha 46 tra ministri e sottosegretario, sapete quante sono le donne? 6. Quindi già qualche dubbio ti viene, no, che magari non sia il governo migliore per occuparsi della questione femminile. Comunque il ministro Fornero dice, finalmente facciamo anche in Italia il congedo parentale obbligatorio di 3 giorni. Di più, devono aver pensato, un bambino non può stare con lo stesso pannolino. Poi bisogna che torni a casa la mamma a cambiarlo, perché... Ecco, Pubblico sarà il giornale che vi racconterà che cosa sta succedendo al mondo del lavoro e che vi racconterà l'economia vista da sinistra. Perché l'economia adesso viene vista, diciamo, da un punto di vista soltanto, che è quello di ce lo chiede l'Europa. Ce lo chiede l'Europa, e quindi è quello che ripete anche il Partito Democratico, che pure ha votato a favore, no, della riforma del lavoro, della riforma delle pensioni, è favorevole perché ti dice, certo, io avrei fatto un'altra riforma, ci mancherebbe, ma ce lo chiede l'Europa e quindi io devo fare questa riforma. Ora non so a voi personalmente cosa vi ha chiesto l'Europa, però per esempio i francesi, che mi risultano essere europei anche loro, no, ecco, così andando a spanne, che cosa hanno fatto? Hanno votato in massa per uno come Hollande, che diceva che io, nonostante quello che ci chiede l'Europa, aumento il salario minimo, ve lo ricordate il salario minimo 9,22 euro l'ora? Beh, lui dice lo aumento, aumento gli occupati nella scuola e nella sanità, faccio una tassa patrimoniale. I francesi hanno votato in massa per questo pazzo di Hollande. Non solo, mi risulta che anche i tedeschi, che pure loro credo siano europei a occhio e croce, ecco, alle ultime 2 elezioni hanno bocciato le politiche di austerità di Angela Merkel votando per l'SPD e votando per la Linke, per la sinistra tedesca. Quindi forse dovremmo smettere di scrivere che ce lo chiede l'Europa, dovremmo smettere di preoccuparci di che cosa ci chiede l'Europa e cominciare a preoccuparci di che cosa ci chiedono gli europei, invece, che forse è un tema più interessante, perché io non vorrei che sennò finisse così. Guardate che questi sono mesi cruciali. Noi stiamo rischiando davvero di uscire dall'euro in modo disordinato. Che vuol dire in modo disordinato? Ecco, vuol dire un po' come quei matrimoni tipo quello di mia cugina Sandra. Cioè mia cugina Sandra sta da 20 anni con suo marito, vuole salvare il matrimonio a tutti i costi, per cui anche se suo marito la picchia, bestemmia, picchia i bambini, le ruba il salario e se lo gioca al videopoker, lei non lo lascia perché vuole salvare il matrimonio. È un po' quello che ha fatto la Grecia. Cioè la Grecia, per salvare la Grecia, ha accettato di tagliare i dipendenti pubblici, di tagliare gli asili nido, di tagliare gli stipendi, no, per salvare la Grecia. Ora, quando io poi vedo al telegiornale, no, quei servizi sui matrimoni in crisi, aumentano i matrimoni in crisi, aumentano i matrimoni falliti, mi viene un po' da ridere, perché penso che il matrimonio di mia cugina Sandra, per le statistiche, non rientra tra i matrimoni falliti. Ecco, un po' come la Grecia non rientra tra i paesi falliti. Quindi non ce la stanno raccontando bene la storia. E il rischio qual è? Che se si esce dall'Europa in modo, cioè dall'euro in modo disordinato, che poi vorrebbe dire anche uscire dall'Europa in modo disordinato, beh, voi immaginate quali rischi corriamo. Però per fare qualcosa, allora bisogna anche raccontare davvero che cosa sta succedendo. E se voi aprite un qualunque giornale straniero ve lo racconta, cioè se aprite in questo momento qualunque giornale straniero, vi riporta le critiche che da sinistra e da destra vengono mosse all'euro, cioè a questo euro qui, come sta funzionando così, con la BCE che non può comprare titoli, eccetera. I giornali italiani invece no, non raccontano che cosa sta succedendo, perché sono stati colti un po' di sorpresa. A
Allora io penso che ci sia bisogno di un Sole 24 Ore di sinistra. Lo so che l'economia è una palla, ma bisogna che cominciamo un po' a occuparcene. E guardate che non serve preoccuparsene per forza sapere il Libor, l'Euribor, come ha funzionato lo scandalo dei tassi che sono aumentati, ma si può spiegare con dei dati molto concreti. Ecco, per esempio si può raccontare che gira in questi giorni un report della Mary Lynch. La Mary Lynch, quindi non Antonio Gramsci, non Carlo Marx, la Mary Lynch, alla quale è stato chiesto: ma Mary Lynch, senti, ma che cosa succede in caso di frattura dell'euro? Cioè, se l'euro esplodesse così, appunto come il matrimonio di mia cugina Sandra, che magari domani finisce nel suo marito che se ne va e lei viene colta alla sprovvista, no? Ecco, che cosa succede? Magari le chiede pure gli alimenti. Mary Lynch ha studiato in base alla teoria dei giochi e ha detto: sapete che succede? Succede che i paesi che più ci rimettono sono due paesi che cominciano con la G. La Grecia e la Germania. I paesi che più ci guadagnano sono due paesi che cominciano con la I. L'Irlanda e l'Italia, dice Mary Lynch. Allora, per esempio, avendo questo report in mano, che è un documento della Mary Lynch, Mario Monti sarebbe potuto andare da Angela Merkel invece col cappello in mano, con questo documento in mano, per dire: guarda, cara Angela Merkel, siccome tutti quanti vogliamo salvare l'Europa, vogliamo salvare il nostro spirito europeista, vogliamo costruire un'Europa politica e speriamo di costruirla attraverso l'euro, allora io devo dirti, in base a questo report, che però se io infliggo al mio paese delle politiche di tagli e di austerità, io non so garantirti per quanto altro tempo potrò anche far restare il mio paese in Europa e potrò anche garantirti che il mio paese sarà europeista, perché magari arriva un certo punto che gli italiani ti girano anche le scatole e dicono: scusa, ma se questa Europa ci chiede soltanto i tagli, forse a noi di stare in Europa non ce l'ha più. E viceversa arriva anche il punto in cui anche i tedeschi dicono: ma sai che c'è, ma se noi dobbiamo soltanto prestare soldi alle banche spagnole, che poi così ti comprano un interesse bassissimo e ci spegrono invece che poi prestarle agli spagnoli, allora sai che c'è, forse neanche noi tedeschi ci va più di restare in Europa. Quindi voi capite quanto è cruciale questa partita, quanto è cruciale raccontare bene quello che sta succedendo. E vi lascio con quest'ultimo dato. La ricostruzione che fanno un po' a spanne i giornali italiani è la seguente: dice sì, in effetti con l'euro così com'è ci ha guadagnato soltanto la Germania, perché la Germania è il paese che esporta di più, ci ha guadagnato la Germania perché il PIL tedesco è cresciuto da quando c'è l'euro di moltissimo, mentre invece il PIL italiano decresce, ci ha guadagnato la Germania perché in effetti in Germania nel 1991 per comprare una bottiglia di birra ci volevano 3 minuti di lavoro, mentre invece adesso ci vogliono sempre 3 minuti di lavoro. Cioè, in realtà i salari tedeschi sono rimasti uguali, il potere di acquisto dei salari tedeschi è rimasto uguale. Quindi, chi è che ci ha guadagnato in Germania con quest'euro così fuori controllo, con le speculazioni finanziarie? Ci hanno guadagnato le banche, ci hanno guadagnato gli speculatori, ci ha guadagnato il mondo della finanza, non quello dell'economia reale, sicuramente non quello dei lavoratori dipendenti e salariali. Bene, serve un giornale che racconti queste cose. E serve un giornale che racconti però anche le cose che funzionano, perché Luca e Federico vengono dal Fatto Quotidiano, il Fatto Quotidiano che è un giornale che è proprio il principale flagellatore del malcostume, è il giornale che ha rivelato tantissimi scandali, ma è anche il giornale che un po' ha fatto passare l'idea che tutta la politica è casta, che tutta la spesa pubblica è spreco. C'era un paio di mesi fa un'inchiesta sul Fatto che mi ha molto colpito, stilata in copertina, che diceva tutti gli sprechi della pubblica amministrazione e pubblicava di seguito tutte le consulenze di province, regioni e comune. Ah, lo spreco e noi paghiamo! Bene, tra queste consulenze però erano messe insieme la consulenza di 80.000 euro all'esperto di comunicazione del comune con qualche migliaio di abitanti, che quella sì, magari è uno spreco, ma ci stava per esempio anche la consulenza di 700 euro all'esperto di mobilità ciclabile per fare le piste ciclabili. Ora, voi sapete quanto è importante la ciclabilità per un modello di mobilità che funziona, no? Tutti i paesi più civili, l'Olanda, ancora per non citare sempre la Svezia, la Norvegia, ma ormai tutti, la Spagna, hanno le piste ciclabili, hanno il bike sharing, incentivano la ciclabilità perché conviene, perché non si spende di benzina, perché non ci si inquinano i polmoni, perché si fa prima in bicicletta. Hanno fatto una ricerca a Roma per cui hanno fatto fare lo stesso percorso nel traffico, una macchina, una bicicletta, un percorso di 7 km, e hanno visto che andando a passo lento di passeggio ci metteva meno tempo la bicicletta. Quindi io non mi sento di dire che i 700 euro spesi per una consulenza, che è una consulenza perché il comune non può assumere tutti quelli che lavorano per lui, quindi è una consulenza, non mi sento di dire che quei 700 euro sono uno spreco. Un altro esempio erano i 1.100 euro di stipendio, pensate, che poi
proprio stipendio non è, perché come dicevamo prima, quando uno non ha una busta paga vera ma è soltanto un collaboratore, non ha tredicesima o quattordicesima ferie. Comunque questi 1.100 euro spesi dalla Regione Emilia Romagna come consulenza per le mense degli asili e delle scuole elementari, perché ci sono sempre più bambini celiaci. Non so quanti di voi hanno figli, nipoti, cugini con la celiachia e con altre allergie alimentari. Le allergie alimentari stanno crescendo moltissimo perché noi mangiamo cacca. Questo è un altro grande tema politico che non ci viene raccontato bene. Noi mangiamo i grassi idrogenati che ci fanno stare male, noi mangiamo dei cibi troppo raffinati che fanno venire ai bambini le allergie. Quindi se un comune stipendia una ricercatrice 1.100 euro, una professoressa, anzi era già professoressa all'italiana, come sono in Italia, sapete, quelle professoresse che prendono solo un euro di rimborso spese dall'università ma non mollano perché pensano che sia importante stare in Italia. Ecco, secondo me, se la Regione Emilia Romagna paga 1.100 euro a una professoressa che fa avanti e indietro le sue spese per tutte le scuole per fare i menù per i bambini che hanno le allergie, non mi sento di dire che quello è uno spreco, tanto che il giorno dopo è arrivata una lettera proprio di questa professoressa, la quale ha detto: caro Fatto Quotidiano, io sono una tua lettrice. E sono rimasta molto male quando ho trovato il mio nome e cognome iscritto tra quelli che erano clienti della casta, tra quelli che abusavano delle risorse pubbliche, perché ti spiego qual è la mia storia. E ha raccontato appunto questa storia, cioè di lei, professoressa, che prende questi 1.100 euro pagando poi la benzina a sue spese, e le ha detto: io non penso di far parte della casta, chi fa il mio lavoro all'estero guadagna 5 volte quello che lavoro io. E quindi appunto sono rimasta molto ferita. La lettera naturalmente è stata pubblicata a pagina 26, è il motivo per cui noi con Pubblico sì siamo andati all'Ilva di Taranto, siamo andati dove ci sono le vertenze del mondo del lavoro, siamo andati a Carbonia, ma siamo andati anche a Capannori. Non so quanti di voi hanno visto un servizio di report dedicato al comune di Capannori. Capannori è un comune in provincia di Lucca che è uno dei comuni più virtuosi d'Italia perché ha la più alta percentuale di raccolta riciclata. A Capannori si ricicla l'85% dei rifiuti, ma non solo. Squadre di volontari, di cittadini di Capannori aprono l'altro 15% delle buste per vedere che cosa c'è dentro e per vedere se davvero non si poteva riciclare qualche cosa. In questo 15% di buste hanno trovato le cialde della lavazza. Che fanno i cittadini di Capannori? Chiamano la lavazza. Scusate, abbiamo trovato le vostre cialde? Sì, tra i rifiuti che non si possono riciclare. Lo so, non si possono riciclare. E allora noi le boicottiamo. Vabbè, facciamo una... ci pensate? State già studiando il modo per fare le cialde riciclabili? Va bene, questa è una buona notizia. Vengono contattati pochi giorni dopo dalla lavazza, la quale dice: avete ragione, sbagliamo a produrre cialde, non si riciclano, ora faremo le cialde riciclabili. Quindi Pubblico è anche un giornale che racconta che la politica, quando vuole, può funzionare. Questo peraltro era un sindaco del Partito Democratico al quale il Partito Democratico non vuole rinnovare la tessera, ma era un sindaco che fa cose di sinistra. Ora si può discutere su se destra e sinistra sono ancora quello che noi pensiamo, se ancora sono ancorate soltanto a degli ideali o a delle pratiche concrete. Io quando dico sinistra faccio riferimento a ciò che io ho sempre associato alla sinistra, e cioè il cambiamento in positivo, e cioè il progresso, il progressismo, no? E quindi il rispetto per l'ambiente, e quindi più diritti, e quindi la tutela del lavoro. Noi vogliamo fare un giornale che mette al centro dell'agenda questi temi, a prescindere da quello che dice l'Europa e a prescindere da quello che dicono i politici, perché i giornali normalmente se no si fanno così. Si legge l'ANSA, l'ANSA riporta i comunicati stampa dei politici, le dichiarazioni dei politici. Quindi se c'è un politico che parla degli esodati, se c'è la CGIL che parla degli esodati, sì, allora va bene, tu puoi fare notizie sugli esodati, ma se non c'è un politico che parla dei 4 milioni di precari che ci sono in Italia, tu non ci puoi fare la notizia, perché che notizia è se non c'è un politico che lo dice? Bene, noi vogliamo cambiare questa agenda, non ci interessa quello che dicono i politici. Se noi riteniamo che sia un problema che in questo paese ci sono 4 milioni di precari che non sono tutelati, noi il giornale lo apriamo sui 4 milioni di precari, spiegando anche come si può risolvere questo problema, spiegando quali sono le ricette nel resto d'Europa. E qui torniamo, vi dicevo, all'idea di fare il Sole 24 Ore sinistra, che sarà però un Sole 24 Ore con il sorriso, sarà un Sole 24 Ore costruttivo, molto colorato, e siccome un Sole 24 Ore che guarda al futuro e che guarda la crescita, avrà anche l'inserto per bambini. La domenica noi faremo 4 pagine di inserto per bambini, perché vogliamo che i bambini prendano subito confidenza con i giornali, che abbiano un pezzo del giornale della mamma e del papà, perché questo sarà anche il giornale del futuro, perché sì, del passato ne abbiamo parlato tanto, ma poi alla fine il futuro è l'unico posto dove possiamo andare, quindi conviene che ci concentriamo sul futuro.
visto se c'è Alessandro Tenti che ha scritto qui piove ma la gente ascolta con passione. Sì, no, noi vorremmo fare delle domande così loro rispondono e anche noi rispondiamo. Volevo solo puntualizzare che l'insetto per bambini è rivolto anche al trota, che ha bisogno. Che c'erano tante figure. Sì. Faccio questo intervento perché cerco di essere da stimolo a quello che avete detto e supero un po' la ritrosia. Ho un'azienda con 30 dipendenti e quindi questo tema del lavoro e dell'economia me lo pongo ogni giorno. E in quello che avete detto fino adesso non ho colto in nuce quello che secondo me deve essere quello che è il problema, i problemi, la radice, perché poi anche, fa parte anche della cultura di impresa. Quando c'è un problema, quando ci sono dei costi troppo alti, quando c'è qualcosa che non fa, che non va bene, cosa si fa? Si va a analizzare nello specifico il problema, si vanno a trovare delle azioni correttive. Ora, se non si identifica bene qual è la radice del problema, dei mali dell'Italia, di questo paese disastrato, di questa situazione da caduta dell'impero romano, si rischia di riempire della carta per nulla, nel senso di, cioè va bene, cerco di provocarvi, ma in modo costruttivo, chiaramente, vi stimo molto, perché va bene fare la denuncia quotidiana dei mali del paese, ok? Dove ognuno di noi può raccontare episodi della propria vita, però dobbiamo fare un passo avanti, cioè dobbiamo essere propositivi, dobbiamo capire, almeno. Allora, arrivo al punto. Secondo me il problema nasce dall'altissimo livello di illegalità del nostro paese, no? Ok, allora vi faccio un esempio. Noi siamo un'azienda etica, per dirvi, siamo uno dei maggiori finanziatori di Libera di Don Ciotti, è venuto anche da noi. Facciamo sistemi super calcolo, siamo il primo fornitore del CERN di Ginevra, per darvi un'idea, cioè non siamo proprio, okay? Abbiamo sistemi premiati, incentivati, insomma, poi adesso non mi voglio dilungare, però il problema è questo. Il problema delle aziende, cosa che non dice né Bersani, né la Camusso, né quando vado agli incontri di Confindustria, il problema mio è questo, che le aziende che evadono le tasse sono più potenti di me. Più competitive. Ovviamente. Le aziende che sono colluse con la pubblica amministrazione sono più competitive di me. Le aziende che usano i soldi delle mafie sono più competitive di me. Ok? Allora, un'azienda, cioè il declino del paese, finito lo sviluppo economico, il boom economico degli anni 60, perché si doveva ricostruire tutto e quindi c'era trippa per gatti per tutti, anche se già allora in nuce c'era il fatto della questione morale del mancato senso del bene comune, perché vi ricordo che non a caso la Grecia, l'Italia, la Spagna, il Portogallo e l'Irlanda vanno male in Europa, perché siamo paesi cattolici, cioè noi non abbiamo l'etica protestante, cioè i paesi del nord Europa che hanno l'etica protestante sono paesi organizzati dove il livello di illegalità è bassissimo e dove c'è una grossa coesione sociale, cioè se non ripartiamo da lì, se voi fate un solo 24 ore di sinistra e queste cose non le dite, non ci abbiamo capito niente, perché io mi commuovo per i minatori del Sulci, ma ce ne saranno ogni giorno di minatori del Sulci se non andiamo alla radice del problema, cioè non si riparte dal lavoro come dice Bersani, si riparte da una legalità accettabile che permetta a questo paese di far emergere le aziende che meritocratiche, che creano lavoro, che creano impiego, che possono esportare. Questo è, e nessuno lo dice, la sinistra non lo dice, Bersani non lo dice, questa cosa qua rimane solo il tappeto. Ma secondo voi, cioè in tutta la discussione sull'economia da quando è arrivato Monti ad oggi, avete mai sentito un economista che nel parlare, cioè si è mai parlato dei 200 miliardi di fatturato delle mafie? Cioè questa è una variabile indipendente nell'economia del paese, oppure i 60 miliardi di corruzione nella pubblica amministrazione certificati dalla Corte dei Conti ogni anno, quello è solo il danno primario, il danno collaterale è molto maggiore, perché vuol dire che tutte le imprese che lavorano bene non possono emergere. Allora, cioè, non possiamo raccontarcela, cioè, e poi dobbiamo fare delle proposte cogenti, concrete, cioè dobbiamo mettere giù 10 punti, 15 punti, e dobbiamo anche responsabilizzare
gli amministratori, adesso io non sono legale, ma non basta solo essere perseguiti perché essere corrotti, bisogna anche avere qualche forma di interdizione se si amministra male, perché sennò abbiamo dei sindaci che fanno dei buchi della Madonna, poi se non hanno commesso collusione o corruzione ci salutano tutti e ci lasciano i buchi. Cioè, qua dobbiamo cambiare, cioè, la forma mentis nostra, italiana, è questo qui. Noi dobbiamo fare una rivoluzione culturale. E finisco, l'ultima cosa, ad esempio, proattivo per questo, noi dobbiamo proporre, ad esempio, il servizio civile, se non dico obbligatorio, fortemente incentivato, cioè noi dobbiamo rimettere in pista ragazzi e ragazze di tutto il paese che si devono fare un anno, dove in questo anno rimparano e vengono rieducati al senso del bene comune, perché noi dobbiamo spargere questa cosa. Se mettiamo un tappo in ognuno dei 10.000 buchi della barca, non ci saltiamo fuori, noi dobbiamo trovare il modo di riparare lo scafo. Okay? È un'ottima provocazione, e su questo ti risponderà Federico, che non a caso in questo giornale dirigerà un supplemento innovazione, coordinerà un supplemento innovazione. Però una risposta te voglio dare, proprio quando dicevo che bisogna cambiare alcune scarcificazioni delle vecchie culture. Per la sinistra imprenditore, la sinistra quella ideologica, diciamo, imprenditore è una parolaccia. Per me imprenditore è un pezzo dell'Italia del coraggio, anzi ti dirò di più, con una battuta, Oliviero Toscani è venuto al nostro corso di formazione e ha detto: in che cosa ci stupirete? E io gli ho detto: Oliviero, noi ti abbiamo già stupito, perché noi siamo imprenditori di noi stessi, nel senso che io ho messo tutto quello che avevo in banca, adesso sono allo scoperto, Federico ha comprato un punto in percentuale ipotecando i risparmi di suo padre, e siamo qui con questa cosa che è rischiare i propri soldi, che sembra una sciocchezza, ma è una cosa bella e anche vincolante, non puoi scherzare, capisci? Se noi falliamo, a gennaio dovremo cercare forse qualche assistenza sociale. Sì, ne ho spesi 32.000 per comprare una pagina della Repubblica, appunto, e fare un appello al PD il 17 ottobre 2009. E hai fatto bene, però questa cosa è una rottura anche con le cosiddette sinistre riformiste. Per esempio Bersani, secondo me, è unfit, come direbbe l'Economist, cioè non è la persona migliore, può fare bene il ministro, fa tante cose, ma non è un uomo del coraggio, perché in vita sua, lo voglio dire proprio come una provocazione, non ha mai preso uno stipendio che non gli venisse dal suo partito o da un'istituzione in cui è entrato grazie al suo partito. E non voglio essere razzista, ma è una cosa che ti cambia la vita se non hai mai fatto una dichiarazione dei redditi, mai pagato le tasse, mai avuto fare a qualcuno che ti dice: se non fai questa cosa ti caccio. Quindi questa idea di cambiare l'idea che noi abbiamo falsificata di impresa e di lavoro è una cosa fondamentale di questo giornale, e ci siamo così dentro che ci rischiamo le nostre vite. Questa è, tra virgolette, l'impresa. Poi non produciamo bulloni, non produciamo macchine, ma produciamo una cosa ancora più sofisticata e pericolosa e immateriale, che è l'informazione. Rispondo brevemente anch'io. Io ho 34 anni, ho presentato la mia lettera di dimissione il mese scorso dal Fatto Quotidiano. Era stato un obiettivo incredibile per me. Non ne frega nessuna mia storia se non spiegare un percorso. Io ho cominciato come blogger, ero uno studente fuori sede a Bologna, sono stato 10 anni a studiare qua. Poi praticamente ho messo un libro su internet, quel libro è piaciuto a Mondadori e Mondadori ha deciso di pubblicarlo. Pensavo di aver svoltato, già mi facevo dei viaggi pazzeschi, dicevo vado in America, faccio un corso di sceneggiatura, il periodo di Lost, che erano uscite le prime serie, e quindi questo era il mio viaggio. In realtà ho scoperto sulla mia pelle che anche se Repubblica Mondadori i libri non vendono, mi sono trovato dopo 3 mesi a lavorare al call center della provincia di Bologna, dove era il periodo dei rifiuti e facevamo le domande sulla gestione dei rifiuti, e tra l'altro tutti erano contentissimi, confermando quello che dice Francesca, che poi ci sono anche amministrazioni che funzionano, anche perché era il tempo di Napoli, con la peggiore crisi dei rifiuti di Napoli, invece erano tutti contenti. Santoro mi invita alla sua trasmissione come ospite, io non ci vado, ma non perché me la tiro, ma perché avevo un altro impegno. Fatto sta che si libera un posto a Santoro e riesco ad entrare nella redazione. Quindi lascio il call center, per fortuna mi trasferisco a Roma, sto un anno da Santoro, parte il Fatto e Travaglio mi dice: vuoi entrare? E io dico: caspita se voglio entrare, certo che voglio entrare, e comincio un po' la mia avventura di giornalismo a 30 anni, no?
Questa storia è che è appunto una storia piccola, però è pieno il paese di queste piccole storie, quindi io spero sinceramente che un giornale come il nostro, un imprenditore come te, Tito Del Tu, che lo legga, ci si possa riconoscere. Secondo me Luca ha trovato la sintesi perfetta, l'ha chiamato lo slogan che accompagna il giornale, è il giornale degli ultimi e dei primi, no? Gli ultimi che sono quelli che Luca ha raccontato in tanti parti, ma non ultimi naturalmente come valore e come merito, ma come possibilità di avere visibilità, di dare spazio alle loro battaglie, e primi che sono quelli che riescono a eccellere, riescono a con le loro competenze, con il loro talento, con i loro meriti a bucare, a cambiare le cose, a crearsi una cultura, a creare un'economia intorno a loro. Io non ti conosco e non conosco la tua azienda, però sono sicuro che nei confronti dei tuoi dipendenti, dei tuoi collaboratori, non so come li chiami, dei tuoi compagni, tu hai un rispetto assoluto. Se loro possono guadagnare di più, per te è una vittoria anche tua. Se qualcuno si mette in proprio, è uno spin-off dell'azienda che tu riesci a fare, e questa è una ricchezza bellissima che non appartiene alla sinistra, a una parte della sinistra, ma che io penso che sia fondamentale valorizzare. C'è un libro bellissimo che era un post di un blog su internet e poi appunto è diventato un libro, di un blogger napoletano, e si intitola Se Steve Jobs fosse nato a Napoli, no? Non so se lo conosci, cioè immagino molti di voi se ne è parlato un po' alla John Lennon, no? È morto lo scorso ottobre. Io tra l'altro ci ho scritto un libro e ho avuto la sfiga che uscisse lo stesso giorno della biografia ufficiale, cioè io l'avevo scritto da Roma, c'è un biografo ufficiale, ce l'ha passato 3 anni insieme, e vabbè, e quindi insomma, però è una figura a cui sono molto affezionato, questo di Steve Jobs, ed è stato l'inventore fondamentalmente che ha trasformato una cosa assolutamente, come si dice in gergo, nerd, una cosa da che sapevano usare solo ragazzi occhialuti che bevevano 2 litri di Coca-Cola al giorno, di una cosa che tutti usiamo, che probabilmente tutti noi ora abbiamo nelle nostre tasche e tutti abbiamo sulle scrivanie di casa. Allora, questo genio incredibile era nato di fatto di una famiglia che l'ha rifiutato subito e l'ha dato in adozione. Lui si è fatto tutte le sue esperienze da fricchettone, non aveva una lira, ha costruito il primo computer in questo famoso garage di casa, dicevo di puzzare, ma anche nella cultura, nella controcultura californiana di quegli anni, no? Era uno che insomma credeva anche negli strumenti di liberazione, di rottura dagli schemi, no? Famose le sue frasi che diceva Steve Jobs: perché devi andare in marina se vuoi essere un pirata, no? O diceva diceva spesso una frase che mi piace tantissimo: se hai un'idea devi alzare la voce, no? E spesso invece in Italia c'è l'invito opposto: se tu hai un'idea, se non rompere troppo le palle, perché poi il capo non capisce, perché poi quell'altro non è d'accordo, perché potresti creare dei cambiamenti, qualcosa che bisogna ripensare. Allora questo scrittore che si chiama Giuseppe Genna ha scritto questo libro, Se Steve Jobs fosse andato a Napoli, ed è uno spaccato perfetto di questo paese, perché lui immagina che questi due ragazzi, che siamo tutti e due Stefano, Steve Jobs fonda l'Apple insieme a quest'altro genio dei computer, si chiama Steve Wozniak, quindi i due Stefano, così come erano i due Steve in America, e lo fondano in un basso napoletano. L'idea che hanno questi ragazzi che abitano nei quartieri spagnoli è quella di trovare un nome, un po' come la mela, un simbolo biblico, un simbolo in ogni latitudine. Hanno l'idea di chiamare questo computer Q, no? Q come quartieri. Cioè nella parte più disagiata d'Italia, dove non ci sono speranze, dove la camorra ce l'ha da padrona, loro dicono: abbiamo una macchina incredibile, ci mettiamo sopra il marchio dei quartieri, e così non solo creiamo un'occasione per noi, ma rilanciamo l'immagine di Napoli e dei quartieri spagnoli come un'immagine di innovazione, di speranza, di possibilità per tutti. Questa è l'idea, e naturalmente che fanno? Si vendono il motorino, si fanno prestare pochi spiccioli dai genitori e aprono questa azienda nel basso napoletano. Purtroppo Napoli non è la Silicon Valley, non è la California, quindi appena aperto questo negozio, naturalmente ci sono i fornitori ai quali bisogna andare per chiedere i pezzi. Steve Jobs all'inizio ebbe la fortuna di un fornitore che gli diede i soldi a un mese, quindi lui diceva: prendo i soldi, costruisco 10 computer, li vendo entro un mese e te li restituisco entro quel mese là.
Invece i ragazzi napoletani vanno da un fornitore che, in buona usanza, come spesso l'usanza anche qui da noi, gli fa il pacco, cioè gli dice sì sì, non vi preoccupate, vi do le componenti, voi mi pagate un anticipo, e non gli consegna niente. E poi bisogna confrontarsi con i vigili, perché arrivano i vigili naturalmente nel garage dei quartieri spagnoli e dice: ragazzi, ma qua come è messo l'impianto elettrico, come è messe le autorizzazioni, come sono messe le procedure ufficiali? E naturalmente il vigile vuole la mazzetta. Insomma, questi ragazzi, gli stigiosi napoletani, alla fine si trovano tra mille complicazioni, non hanno più niente, e alla fine arriva anche la camorra. E se vogliamo sono elencati i problemi che ha qualsiasi azienda in Italia, no? La troppa burocrazia, la difficoltà a trovare credito e la criminalità organizzata. Questo libro mi piace perché e a quel momento i ragazzi che hanno questa grande occasione si fermano e dicono: no, davanti alla camorra noi non ci stiamo, preferiamo chiudere tutto e provare a inventarci una cosa e provare a ricominciare. Allora, questo piccolo racconto secondo me dice qualcosa di più grande, e che, devo dire, manca come informazione e come cultura generale, per un fatto molto semplice. E qua non vorrei che nessuno si offendesse, ma non è una questione anagrafica, è una questione di mentalità. Io l'ho imparato con la mia pelle, immagino molti dei ragazzi che stanno qua dentro. Questo paese non è, cioè, età non età, 60 anni, 90 anni, 30 anni, ma è premiata una cultura babbionica, io la definirei così. C'è una cultura dove, insomma, il capo vince con il suo ruolo rispetto all'idea, dove la gerarchia vince rispetto al contributo singolo. Questa è un'idea che vale nella politica, dove non ci sono di fatto grandi possibilità di giovani che possano dire la loro in maniera indipendente e libera rispetto ai capi. Vale nell'economia, dove di fatto, se voi andate a vedere, i giovani di Confindustria sono per il 95% sono figli dei grandi di Confindustria, e non sono giovani imprenditori ma sono figli di imprenditori. Vale nell'università e vale nei giornali. E questa cosa io la vorrei dire, è un progetto di Luca che mi ha portato a lasciare un contratto a tempo indeterminato, cosa che mia madre da Lecce mi vorrebbe ammazzare. È stata un'idea di fondo di riuscire, almeno provare, questo è il tentativo, poi non è detto che si riesca, a collezionare delle persone che hanno un po' delle storie costruite da sé, riuscire a provare in una redazione e quindi in quello che racconta tutto ciò che succede nel paese, nell'economia, nella cultura, nella scuola naturalmente, nell'impresa, farlo raccontare da persone che in qualche modo si sono riuscite a ricavare una posizione per i propri meriti. È vero che Bersani fa fatica forse a capire la meritocrazia, ma proprio perché non appartiene alla sua cultura, e perché nella cultura di tanti partiti e non solo del Partito Democratico funziona più, insomma, l'obbedienza, appendere il cappello dietro al capo, adeguarsi alla situazione piuttosto che provare a rompere gli schemi. Invece Steve Jobs, e qua ci ritorno per chiudere, mi piace quando dice: perché devi entrare nella marina se vuoi essere un pirata? Lui è riuscito da pirata a creare l'azienda che adesso ha il più alto valore al mondo. Naturalmente non è questo l'obiettivo della mia vita, non penso quello che sia dei colleghi qua presenti. Però ce lo portiamo tutti in tasca, è un punto di riferimento, e io la vorrei dire questa cosa perché secondo me, Luca, è importante. Pubblico nasce come un giornale di 24 pagine a colori, e con diciamo, ci siamo ispirati, abbiamo omaggiato nella grafica Liberation, questo giornale francese che secondo la nostra idea non c'è nell'edicola italiana. Cioè, se tu vai a sfogliare le mazzette di giornali che stanno nell'edicola non trovi un giornale di questo tipo. È un giornale che avrà come investitori fondamentalmente noi stessi. E in questo noi sfruttiamo il modello del fatto, che è stato un modello di successo, per fare qualcosa di diverso e che non c'è. Ovvero, si parte con un capitale sociale che, lo possiamo dire, non è grandissimo, è di circa 600.000 euro. La metà di questa proprietà appartiene a Luca, a un altro socio che è un avvocato di Bologna, e un altro socio ancora che è Tommaso Tessarolo, nostro amministratore delegato.
ex direttore di Current Italia, che era la televisione di Al Gore, che ha provato a lanciare il giornalismo d'inchiesta con i contributi raccolti appunto dagli utenti, da chi li mandava. Il resto 49% sono giornalisti, persone che ci hanno creduto. Io personalmente, i miei genitori a Lecce sempre volevano darmi una mano per comprare la macchina, visto che insomma mi fa bene camminare e andare in bicicletta, ho provato a investire questa cosa per prendere l'1% e in qualche maniera mi sono trovato non solo a vivere questa scommessa, ma nel mio piccolo a essere editore. Allora mi dicevo, ma chi ce lo doveva dire a noi, no? Che diventavamo editori di un quotidiano nazionale. Poi magari, come dice Luca, a dicembre capiremo se ci prendiamo un premio di produzione perché il giornale è andato meglio di quello che pensavamo o di quello che ci basta per stare in piedi, o ci prenderemo la liquidazione, che questo non lo aggiunge, ma saranno davvero due spicci visto che saremo vissuti appena 3 mesi. Però insomma lo spirito è un po' di rischio fondamentalmente. Luca dice spesso, usa la parola coraggio, che è una parola bellissima. Un'altra bella parola che mi piace molto è rischio, no? E provarsi e mettersi in gioco. Poi magari le cose non vanno, ma da ogni rischio, da ogni fallimento si impara qualcosa. Quindi questa è la cultura, e spero che, essendo stato un giornale pensato così, che ha delle basi economiche di questo tipo, che cerca di raccogliere e dare spazio a persone che hanno una cultura in qualche maniera non ortodossa, ma soprattutto che si trovano in questo posto, scelti da Luca, segnalati da altri amici per le loro capacità e non per il cognome che portano, per la casata alla quale appartengono, per gli appoggi sui quali posso contare, spero che questa sia una garanzia per raccontare l'Italia che vi abbiamo detto finora, e l'Italia degli imprenditori che, diciamo, se fossero tutti così sicuramente vivremmo in un paese migliore. Vai, domande. Il compito che vi siete dati, secondo me, è una cosa importante, perché in questi momenti in Italia l'informazione non sta attraversando un momento molto felice. Faccio un esempio per tutti. Le vicende che la Procura di Palermo sta portando all'attenzione del pubblico sui rapporti Stato-mafia sono state non molto illustrate nei termini corretti da quasi tutta la stampa nazionale, tranne che forse dal giornale dal quale voi provenite. E io dico molto francamente, quando ho sentito la notizia che Luca Telese ha abbandonato il Fatto Quotidiano, a me ha fatto sinceramente molto dispiacere, perché forse potevate portare avanti queste battaglie anche forse all'interno di quel giornale. Io non sono d'accordo su quello che oggi, ad esempio, Massomichini scriveva riguardo all'entrata in politica di Grillo, che secondo me Grillo è un comico e probabilmente non sarà mai un politico. E per farmi capire meglio e per dire a voi appunto che il compito che vi state dando, cioè quello di portare il PD su una linea un po' più convincente, torno alle vicende che hanno caratterizzato negli ultimi mesi la nostra città. Io leggo il fenomeno Parma non tanto come una vittoria di Grillo, perché secondo me non se l'aspettava nessuno. Il Movimento 5 Stelle ha fatto fatica a costituire la giunta perché pensavano tutto meno che di amministrare questa città. Questa città l'ha persa il PD. Questa è una città, ma ci sono dei motivi molto seri perché il PD l'ha persa. E sono quei motivi come diceva l'imprenditore di prima, fanno parte di una logica perversa, di una politica italiana che non ha più valori, che non ha più contenuti,
e che va solamente a tutela di interessi di casta e che mortificano e mettono il nostro paese in serie difficoltà non solo etiche ma anche economiche. Questa è una città, e io ho fatto una piccola esperienza anche a livello di quartiere, questa è una città che viene da 12 anni di un'esperienza civica che è maturata anche lì in contrapposizione ad una sinistra che già 12 anni fa aveva delle carenze amministrative. Voglio ricordare un personaggio che a Parma ha avuto una certa consistenza, soprattutto anche perché nel sociale ha speso moltissima della sua attività. Mario Tommasini, che aveva con una lista civica 12 anni fa poi ha consentito al civismo e a quello che è stato per due volte sindaco Ubaldi di governare questa città e che inizialmente poteva essere un'esperienza in positivo, poi via via si è dimostrata negativa per tutta una serie di considerazioni che la città conosce ed è inutile ripetere. Il PD, dico, ha perso questa opportunità perché doveva essere scontato l'avvicendamento dopo tutto quello che era successo. Si parla di probabilmente non 850 milioni di debiti, ma con le partecipate complessivamente andiamo oltre il miliardo di debiti, quindi una città messa in condizioni disastrose. Il PD non ha saputo approfittare di questa, perché l'elettorato parmigiano, poi essendo una città abbastanza piccola, sapeva che più tutto sommato il PD era corresponsabile di questa situazione, perché il candidato che ha voluto esprimere in contrapposizione alla lista civica era un candidato di matrice bersaniana, era un uomo d'apparato che sicuramente rappresentava forse gli interessi della Parma che conta, cioè degli industriali, ma che comunque non avrebbe assolutamente cambiato un sistema complessivo, che è fatto, ripeto, di una continua un inallenamento continuo di scandali. Cito un esempio per tutti, la sigla SPIN, che è stata una grande truffa e che solamente una ex consigliere del PD ha avuto il coraggio di continuare a denunciare, e che doveva essere probabilmente un candidato ideale per il lavoro che aveva fatto, e sto parlando dell'avvocato Pagliari. Il PD poi lo ha voluto di proposito scartare perché probabilmente non sarebbe stato un candidato omologabile ad una logica di partito, e ha voluto puntare su un candidato che sicuramente pensava avrebbe vinto con nessuna difficoltà per conservare un sistema, tant'è che poi Parma lo sa che l'accordo sarebbe stato in questi termini: a ballottaggio si diceva ci va il candidato del PD e il candidato che rappresenta quello che rimane del civismo, che era l'ex sindaco Ubaldi, i quali loro avrebbero già trovato un accordo, perché qualunque dei due probabilmente tornava a fare il sindaco, avrebbe condiviso e spartito la gestione del potere sulla città e la provincia con un accordo palese che tutti riuscivano a capire. Quindi quando io sento dire che il PD, io ho delle grosse difficoltà a seguire un ragionamento di questo tipo, perché è un problema molto più profondo, come ripeto accennava anche l'imprenditore che ha parlato prima di me, è un problema di etica, è un problema, adesso io non voglio scendere alle considerazioni di Renzi dove dice bisogna rottamare tutta la classe dirigente, no, ma basterebbe dire che dopo due mandati se ne debbano andare a casa, cioè, bisognerebbe mettere, ma vedi che queste regole qua non ne vogliono assolutamente sentir parlare, perché adesso si dice forse tre, forse quattro, poi che avranno un po' continuato, cioè in sostanza tutte queste io ho trovato un po' anche di contraddizione, perché tu hai fatto poi tutta un'illustrazione e hai detto un'infinità di cose che io condivido al 100%, che però secondo me sono la testimonianza di questa difficoltà. Concludendo, la difficoltà di poter dire
forse se un domani anche loro riuscissero a capire che... Io non ci credo che riescano a capire queste logiche qua, perché sono fatti è la legge dello scorpione. Loro sono fatti come lo scorpione, sono fatti per pungere, e lo dimostrano dalla fondazione, che le scelte che hanno fatto. Tu hai fatto, hai toccato un esempio particolare, che è quello di Berlinguer, che è una figura un po' emblematica come quella di Gramsci, ma però vedi, uno ha fatto una fine in un certo modo, abbandonato dal partito, lasciato crepare in un carcere, l'altro è morto incidentalmente per una... Però fanno parte di una storia che secondo me è minoritaria all'interno di quel movimento. La realtà è la realtà dei penati, la realtà delle grosse imprese cooperative che stanno nella logica della spartizione del potere, fanno gli accordi con le mafie. Cioè, ci sono delle contraddizioni troppo forti. Grillo non risolve sicuramente niente, però bisogna riconoscergli che ha avuto il merito di denunciare queste cose. Io dico, chi è che pensava a Parmalat? Lui lo diceva 20 anni fa come sarebbe finita Parmalat. Io poi ti ripeto, non sono assolutamente convinto che lui debba fare il politico, però c'è bisogno, ecco, il compito che vi volete dare secondo me sarebbe importante. Io sono convinto che io ti ho seguito in onda, ti ho seguito leggendo Tifo Libero, sei sicuramente un giornalista importante, io sono orgoglioso che tu stasera sia qua, in questa città qua, a propagandare un'iniziativa culturale e di impegno. Puntate soprattutto sulla necessità che questo paese ha di ritornare a quei valori, a quei principi che oggi vengono dimenticati, perché c'è una crisi proprio di sistema, coinvolge la Chiesa Cattolica con le storie che ci sono, la politica italiana, il mondo dell'economia. Fate della buona informazione, soprattutto un progetto culturale, se fate le pagine dedicate ai ragazzi sarà importante incominciarli ad educare, sperando che poi vadano anche nelle scuole queste novità qua, ma prima ancora di riuscire a convincere il PD o la sinistra che dite voi di ritornare sulla retta strada, fate un messaggio ancora più nobile, ancora più importante, perché in questo Stato ce n'è veramente bisogno. Grazie. Ti ringraziamo per questo augurio, però devo solo correggere, poi tutti vogliamo rispondere, quindi per rispondere brevemente, devo solo correggere un'impressione, se l'ha avuta, perché è sbagliata. Noi non facciamo il giornale per rieducare Bersani, noi facciamo il giornale per noi e per voi, e siamo convinti che se serve a noi e a voi, anche i politici dovranno cambiare. Noi pensiamo che le forze, le storie che raccontiamo abbiano un potere educativo, e noi sappiamo che queste storie hanno già cambiato la politica ogni volta che hanno avuto voce. Noi sappiamo che il giorno del referendum sui beni pubblici, alla retroguardia di quel referendum c'era tutta la classe politica. Bersani quei giorni andava in televisione a dire: ma non abbiamo mai vinto nessun referendum da 12 anni. E quella mattina io mi sono svegliato, ho aperto Facebook, ho aperto Twitter, ho visto che c'erano i ragazzi in tutta l'Italia che diceva: sono andati a votare, serve una macchina, posso accompagnare un anziano. E la generazione dei giovani, perché quella volta la comunicazione è venuta totalmente fuori dai canali della televisione, ha portato tutta la società a votare, a raggiungere il primo quorum in circostanze eroiche quando i partiti stavano alla retroguardia. Quindi se tu hai capito che noi vogliamo fare un giornale per rieducare il PD, probabilmente pensi che noi siamo dei matti. Noi facciamo un giornale perché pensiamo che queste storie debbano avere una cittadinanza, e perché siamo convinti che dentro la società, nella sua storia, nella tua storia, nell'idea di uno che dice che sto in mezzo al mercato e combatto per essere onesto e per pagare le tasse, ci sia quello che può cambiare questo paese. E vogliamo metterle sulle proposte. Cioè, per esempio, pensiamo che non si può massacrare la gente di tasse, pensiamo che non può essere un titolo sui giornali la pressione fiscale al 54%, che altro volete? Quindi noi pensiamo che bisogna trovare forme alternative, per esempio di messa in movimento del mercato. Pensiamo che bisogna fare un super bonus per cui per qualche tempo, e metteremo delle persone a studiare, si permette a tutte le persone che non sono imprenditori come Calearo di detrarre quello che spendono.
tu ti ricordi Calearo che è andato alla Zanzara, ha detto, Luciani e Parenzo ha detto, ci parli della Porsche, lui, dai, non voglio parlare della Porsche, sì, ci parli della Porsche, Calearo, lui ha detto, sai, sì, l'ho comprata, però sono stato molto furbo, l'ho comprata in Slovenia con un'impresa, quella così la scarico al 100%, ma perché in questo paese Calearo può comprarsi la Porsche, la può scaricare, è una signora che si fa delle cure e non può scaricare dalla sua pensione le cure? Perché non dobbiamo pensare che possiamo stimolare questo mercato per langue con i tecnici che hanno terrorizzato tutto e dire tu hai 100 euro, puoi spendere 20 euro in libri e li scarichi, puoi spendere 20 euro dal tuo meccanico e li scarichi, puoi spendere 30 euro per farti una bella mangiata al ristorante e la scarichi, puoi andare a fare una grande vacanza di formazione, un corso inglese e te lo scarichi, ma questo non fa esplodere, emergere il nero e mette in moto immediatamente i consumi? Solo che questi politici, siccome non sanno che cosa è il denaro, non sanno il valore del denaro guadagnato, scusate se cito Pasolini, il denaro contato con pigre dita dal fattorino, ecco, siccome sono così analfabeti, noi vogliamo metterci la realtà dentro questo paese per i 10.000 elettori che ci servono. Manzoni ne aveva 20, a noi nei tempi moderni ne servono 10.000 e poi vediamo che cosa succede. Grazie. Francesco, lo dico. Io voglio dire che questo non sarà il giornale naturalmente né del PD né di un altro partito di sinistra né della somma dei partiti di sinistra né della coalizione di sinistra. Come dicevo prima, questo sarà il giornale dei temi. Io li chiamo i temi di sinistra perché io li ho sempre associati alla sinistra, perché penso che sia sempre stata la sinistra a portare il cambiamento, ma non importa, possiamo anche togliere questa parola, perché quello che è importante è che sono i temi del progresso, del cambiamento, della giustizia, della tutela dei lavoratori, quindi questo sarà il fuoco del giornale. E riguardo al Partito Democratico, noi ci accaloriamo così tanto per un motivo, io che peraltro non c'è né milito né ho mai votato nemmeno per il Partito Democratico, tutte le volte che vengo invitata in un'occasione pubblica, in qualche festa dell'unità o festa della fusione fredda, come si chiama adesso, no? Dal Partito Democratico faccio questo gioco. Se ci sono gli elettori del PD, provo a farlo anche oggi. Quanti sono gli elettori del PD? Se ne voglia. Qua non viene bene, ve lo racconto, ma tanto potete in malcuno. Cioè, tu dai, grande. Il coraggio si rifà. Esatto, e dunque il gioco è il seguente, io spiego. Sembrano gli alcolisti anonimi. Ma io avevo anche fatto uno spot satirico, infatti, che era proprio questo principio, era quello di democratici anonimi, cioè quelli che dicevo sì, ci sono cascato, ho votato Partito Democratico, ma non so come riuscire a smettere, insomma. Perché? Perché il Partito Democratico è un partito che ha una grande distanza tra la sua classe dirigente e i suoi elettori. Gli elettori del Partito Democratico sono una delle forze più vitali di questo paese, una delle forze che crede veramente nella giustizia sociale e che si spende anche personalmente, che fa volontariato, che insegna gratuitamente l'italiano agli stranieri, che fa appunto le politiche per il riciclaggio, quelle che vi raccontavo di Capannoli, quelli sono i militanti del Partito Democratico, di un sindaco al quale il PD non ha voluto rinnovare la tessera. Bene, il gioco che io faccio è il seguente, io dico, se tu andavi quando la Lega era proprio nel fiore dei suoi anni, no? Quando Bossi era leader indiscusso, e tu chiedevi, andavi a Pontide e chiedevi agli elettori leghisti, ma voi che voto date alla Lega? Quelli che ti rispondevano? 10, da 1 a 10 davano 10. Se andavi dagli elettori di Berlusconi quando c'era Forza Italia, dicevano, voi che voto date a Forza Italia? Quelli ti dicevano 10. Se andavi dagli elettori dell'ITV, dagli elettori dell'ITV a dire voi che voto date all'ITV, ti dicevano 10. Se andavi agli elettori del Movimento 5 Stelle, certo, poi ognuno, dagli elettori del Movimento 5 Stelle, e gli dici che voto date al Movimento 5 Stelle, ti dicono 10. Il PD, da quando è nato, è un partito per cui se tu chiedi ai suoi militanti, io questo esperimento l'ho fatto per esempio quando eravamo con Renzi alla Leopolda, ma lì erano migliaia e migliaia, le Bagnacavallo pure, ma erano una qualche decina, lì migliaia. E ho chiesto, ma voi che voto date al Partito Democratico? Che voto date? Chiediamo ai tuoi elettori. Infatti, sentiamo. C'era la ragazza. Sei. Perfetto. Ragazzi, viene sempre. Dai, sei a sì. Sempre fuori questa risposta, perfettamente. Viene 6/6.5. Allora. No, però gli elettori ti dicono, ti dicevano sempre è stato così, non è che dici perché poi adesso hai incontrato qualche difficoltà, 6, 6.5. Allora, un partito che prende 6, 6.5 dei suoi elettori, intanto è un partito destinato a morire, perché nessuno di quegli elettori suggerirà a qualcun altro di votare quel partito, no? È come se uno mi chiede un consiglio e dice, senti, ma dove vado stasera al ristorante, devo fare colpo sulla fidanzata, consigli in un posto bello, e gli dico, guarda, vai lì dal Trinchetto che è un po' caro,
si mangia così così, e aspetti tanto, devi aspettare le ore, però non si trova parcheggio. Vai. Allora, noi non vogliamo fare sicuramente il giornale del Partito Democratico, altrimenti io me ne restavo all'Unità, ma vogliamo fare il giornale che parla agli elettori del Partito Democratico, questo sì. Perché io non so se si può rieducare Bersani, né mi interessa, non è il mio mestiere, faccio la giornalista, non faccio politica, ma sicuramente credo nella forza vitale degli elettori del Partito Democratico, come anche nella forza vitale degli elettori del Movimento 5 Stelle, dell'Italia dei Valori, degli altri partiti di sinistra, di Sinistra Ecologia e Libertà, e penso che è molto più facile mettere d'accordo questi elettori sull'urgenza di alcuni temi, tra i quali sicuramente quello della legge contro la corruzione, questo scandalo per cui il ministro Severino da mesi promette questa legge contro la corruzione che ci costa 60 miliardi l'anno e ben di più, altro che una manovra finanziaria, e questa legge non c'è ancora. Beh, io penso che è molto più facile mettere d'accordo gli elettori dei partiti che ho nominato su questi temi piuttosto che mettere d'accordo i dirigenti dei loro partiti, ma penso anche che se di questi temi si comincia a parlare, non solo a parlare ma anche a proporre le ricette, e se su queste ricette si trova un consenso, un po' come è successo per il referendum, se noi avessimo aspettato che il referendum li facesse appunto il Partito Democratico non si sarebbero mai fatti, però invece quanto è stato facile mettere d'accordo, pur senza avere la televisione, quanto è stato facile spiegare ai cittadini che dovevamo proteggere l'acqua pubblica, cittadini di tutti i partiti che ho citato, bene, siamo riusciti a fare il referendum. Io sono convinta che anche attraverso un giornale noi possiamo fare tanti altri referendum, possiamo costringere la politica a porre attenzione su questi temi, che è la legge contro la corruzione e che è anche la lotta alla mafia, perché, scusami, tu citavi il discorso della trattativa, la procura di Palermo, la trattativa Stato-mafia, bene, su Pubblico abbiamo già pubblicato un pezzo di Antonio Turri, che è un ex poliziotto, il fondatore del sindacato di polizia, adesso in pensione, ed è il referente di Libera nel Lazio, il quale ora gratuitamente fa la scorta a tanti giornalisti precari in giornali come Latina Oggi, che sono stati minacciati di morte, anche se la notizia non ha avuto un grande risalto, e lui fa volontariamente la scorta a questi ragazzi. Turri ha scritto un pezzo sulla trattativa Stato-mafia, in cui spiega che la trattativa Stato-mafia è cominciata con la strage di Portella della Ginestra e non è mai finita, e non è la trattativa soltanto della telefonata di Napolitano che vuole capire se e come sarà indagato Pancino, magari fosse quella la trattativa Stato-mafia. La trattativa avviene tutti i giorni sul territorio, è quella per il quale quando c'è un comune infiltrato dalla camorra quel comune non viene sciolto, come è successo per esempio per il comune di Fondi, per il quale il prefetto Frattasi aveva chiesto lo scioglimento. Il comune non è stato sciolto, pensate che alla fine, dopo un anno e mezzo, che cosa ha fatto? La giunta si è dimessa da sola per potersi così ricandidare, il prefetto Frattasi è stato allontanato e dimenticato, e Antonio Turri vi spiega come ogni volta che voi mangiate i pomodori pachino che vengono dalla Sicilia voi state pagando in realtà una tangente alla mafia, perché la mafia, che poi si sa mettere d'accordo a differenza dell'imprenditoria italiana, funziona così, coltiva le fragole in Sicilia e lì ci guadagna la mafia, poi dopo le trasporta a Roma e lì ci guadagna la camorra, lì ci guadagna l'andrangheta, poi dopo le fa impacchettare a Roma, lì ci guadagna la camorra, poi dopo le ritrasporta in Sicilia, le vende ai siciliani a un prezzo maggiorato di 6 volte, ci hanno guadagnato tutte le mafie sopra. Antonio Turri sarà un collaboratore di Pubblico e spiegherà questo, spiegherà come se noi immaginiamo che la mafia sia soltanto quella della telefonata tra Berlusconi e Dell'Utri, dove Dell'Utri racconta a Berlusconi che Mangano gli ha messo la bomba dentro casa e Berlusconi ride. Immaginate quando Berlusconi ha pianto per il Duomo che rischiava di colpirlo dicendo perché mi odiano, ma l'amore vince sempre sull'invidia e sull'odio, poi però quando gli mette la bomba a casa sorride. Allora non capisco come mai è più pericolosa la miniatura del Duomo. Se voi provate a prendere una telefonata e sostituite la parola bomba con la parola miniatura del Duomo, vi viene la pelle d'oca, perché vi rendete conto delle falsità che ha raccontato Berlusconi. Questo sarà il giornale che racconta come la trattativa è stata mafia, la trattativa tra la criminalità organizzata e le istituzioni avviene tutti i giorni sul territorio, ed è il motivo per cui gli imprenditori onesti non riescono a vincere le gare. Ma vi dico un'altra cosa, che lo Stato ha due tipi di complicità con la mafia, uno sicuramente è quello di pezzi dello Stato che vengono proprio condannati per concorso esterno in associazione mafiosa e lì c'è un profilo criminale, però c'è un altro tipo di trattativa che non ha un profilo criminale e che è per esempio quella dello Stato che, come vi dicevo, non mette un minimo garantito ai salari, per cui che succede? Che si possono fare le gare al massimo ribasso, e le gare al massimo ribasso sono quelle che vince la mafia, perché la mafia con l'intimidazione sui territori dove c'è disoccupazione può permettersi di vincere le gare al massimo ribasso pagando pochissimo il lavoro. Allora uno Stato che non garantisce il lavoro e i salari è uno Stato che sta aiutando la mafia a fare affari, non serve nemmeno la trattativa, no? Perché anticipa proprio le stesse della mafia. Io penso che il compito del buon giornalismo è spiegare questo, spiegare tutto il meccanismo che c'è dietro, spiegare non solo che se la mafia riesce a attecchire in Italia
e non più che nel resto del mondo, è perché c'è uno Stato, per esempio, che quando è in debito con gli imprenditori, come succede quando è in debito con gli imprenditori, per esempio, che lavorano nella sanità, non paga dopo 90 giorni, non paga dopo 180 giorni, non paga dopo un anno, però esige le tasse da quegli imprenditori in tempo, bene, è uno Stato che sta aiutando la mafia, che può andare da quell'imprenditore a dire: scusa, quant'è che ti deve lo Stato? 100.000 euro, facciamo così, te ne do 70.000 io adesso, tu stai tranquillo, poi dopo quando ti arriva il credito me lo riscuoto tutto quanto io. Ecco, la trattativa è anche questa cosa qui, e un giornale deve saperla raccontare in questo modo, non soltanto facendo lo scoop su Napolitano. Una parola al volo, perché Fra chiedeva chi fossero qua gli elettori PD. Io vorrei fare un altro appello, vorrei sapere chi sono i giornalisti locali, oltre a Massimo sicuramente. Okay, perché ho visto c'era anche Parmasera che twittava. Allora, vi vorrei fare una domanda, poi magari vi do dopo il mio numero di telefono o la mia mail, perché, scusate, mi sento un po', avete presente quando ti lasciano mandandoti un sms, no? O ti licenziano con una raccomandata? Cioè, perché vi spiego come avevo contattato il sindaco di Parma, e ci sono davvero rimasto male che non sia venuto. Ho studiato, come vi ho detto, all'Università di Bologna, dove ho conosciuto Giovanni Favia, ma ai tempi Giovanni, non so, studiava il DAMS, era un amico. E allora l'ho chiamato, ho detto: Giovanni, mi dai il numero di Pizzarotti, che provo ad invitarlo. Gli ho mandato un sms e mi ha risposto dicendo: ci sarò sicuramente, datemi il luogo, aspetta, vi dico la risposta. Ok, ci sarò molto volentieri, a che ora inizia e dove, grazie. Questo sabato scorso io l'ho risposto: siamo alla Giovane Italia in via Kennedy, cominciamo alle 20:30. ok, a mercoledì la risposta. Quindi alle 20:25, quindi 5 minuti prima che cominciassi, mi è arrivato questo messaggio che vi aveva detto prima Massimo: ciao, mi spiace avvertire ora, ma un'urgenza in comune. Sicuramente è così. Sono le 23:27, magari arriva adesso, sarei felicissimo, però magari i giornalisti locali domani ci possono dire qual era questa emergenza in comune, cioè magari c'è davvero, sto insinuando qualcosa che non esiste, però sarei curioso di sapere cosa c'era in comune. E perché faccio questo esempio? Perché io non mi sono sognato quando venivamo qua, nessuno di noi ha pensato: ma proviamo a chiamare Bernazzoli, si chiama, magari viene, presentiamo Pubblico Giornale. Non è forse l'interlocutore che pensavamo di avere. Federico Pizzarotti, per quanto magari la pensiamo diversamente, sicuramente ha quello spirito pirata che dicevo prima, che abbiamo un po' tutti noi. Allora, il fatto che poi sia difficile intervistarlo, questa è un'occasione di confronto con tutti, con noi, con voi, sui quali, no, per parlare di tutto, per parlare in maniera informale, che è la cosa bella che penso che piace del Movimento 5 Stelle, che tu non vedi il politico in grisaglia o che ti guarda con la puzzata, è un ragazzo come te, come potevamo essere voi, come potevamo essere noi. Allora, il fatto che poi, in realtà, poi, nella misura, Grillo non si fa intervistare se non da Travaglio o lancia i suoi comunicati. Il fatto che non ci sia, possa fare un dibattito con i 5 Stelle, tranne Favia, devo dire, Giovanni li ha sempre fatti con piacere. Il fatto che un'occasione come questa venga smontata con un sms, voglio dire, non so, un amico di Parma mi diceva: ok, ci vediamo là, e vengo, e poi mi dava 5 minuti prima, ci rimanevo male. Allora, perché dico questa cosa e chiudo? Perché io capisco sicuramente come in un periodo in cui il 30% oltre degli elettori non siano soddisfatti di quelli che c'è, si rivolgano a Grillo. Lo capisco, è chiaro che Grillo fa tante battaglie giuste, tante cose, dice anche delle cose condivisibili, anche se io penso che ne dica altrettante condivisibili. Però la soluzione a una cattiva politica, secondo me, non è la non politica, è una politica migliore. Allora, se la nuova politica è quella che poi si rifiuta di confrontarsi, di venire, di misurarsi sulle cose, ci avevano promesso, io l'ho scritto anche online sul sito pubblicogiornale.it, dove c'è anche il pezzo che diceva Francesca, il Movimento 5 Stelle e Grillo sono nati su internet, sui blog, hanno detto: vi diremo tutto, vi informeremo, mezzo di trasparenza, di comunicazioni. Io che da Roma, dalla mia redazione, provavo a cercare informazioni, ma su internet non c'era niente. C'è il sindaco che su Twitter scriveva: sono andato a inaugurare una mostra per bambini. Ragazzi, smettete di fumare perché fa male. Ho capito, ma me lo dice mia zia Rosanna: smetti di fumare, no? Magari da un sindaco vorrei qualcosa di più. Allora,
Perché dico questo? Perché noi diciamo giornale di sinistra non perché sarà un giornale schierato a sinistra, ma perché il riflettore che accenderemo sarà sulla sinistra, la lente di ingrandimento sarà puntata sulla sinistra, ma non con preconcetti favorevoli o negativi. Su 20 pagine però sicuramente un numero di pagine che magari Il Fatto dedica all'inchiesta, peraltro cosa giusta, noi lo daremo alle persone, ai personaggi, alle politiche, alle idee. E l'idea che io penso di avere, ma penso anche Luca o Francesca, è che, ripeto, una cattiva politica non si combatte distruggendo tutto, perché dove non c'è tutto poi c'è solo uno che comanda, ma provando, per quanto sia difficile, a volte sembra impossibile, però bisogna provare a farlo, a cambiare questa politica raccontando le cose.